Basta che non si vede però, no, se si vede no. Ok. No, il logo hanno fatto pure stare scura. Allora, ti do la parola subito dopo. Va bene? Ok. E purtroppo lo devi far iniziare pure. Sì, non c'è problema. Ma io metto là, no? Sì, qui al posto di Gianluca. Ok. Allora, entriamo in media stress con la seconda sessione, i cui protagonisti, come sapete, sono sette componenti del GLU, 8 esperti. Chiedo a ciascun relatore di prendere posto davanti al computer per fare avanzare le slide. Credo che solo uno dei relatori non abbia le slide, è Zancanaro. Per colpa mia non ha portato le slide, ma non è un problema, credo che sia interessante ascoltare la sua relazione, che peraltro verrà poi riportata negli atti del convegno. Mi chiedono di segnalare i due hashtag di Twitter, buona interazione PA e usabilità PA. E darei subito la parola a Simone Borsci, uno dei padri storici, diciamo, del GLU, e gli chiedo di prendere posizione. Se possiamo spegnere le luci. Il microfono. Allora, vediamo un po'. Mi sentite? Sì. Un po' dark su dark, così, però vabbè. Allora, la mia presentazione vuole anche un po' introdurre la giornata. Innanzitutto grazie per l'invito e il contributo, diciamo, forse più teorico di tutti. E l'ho intitolato L'usabilità è morta, l'esperienza d'uso non è definita e neanche io mi sento tanto bene. Questo perché in questo talk cercherò di parlare delle definizioni chiave e la teoria dell'usabilità e di vari problemi metodologici che stanno emergendo, soprattutto riferendomi a un paper di uno dei più importanti autori della user experience, che è Tarcisky, che appunto sostiene, facendosi un punto di domanda ma dandosi anche una risposta, se l'usabilità è un vicolo cieco oppure no. E Tarcisky fa un lungo discorso in questo senso, partendo anche parlando di user experience. Ora le slide sono un po' piccole, lontane, ma non importa. Comunque, partiamo dalla user experience. Cos'è l'esperienza dell'utente? C'è un'intera ISO che la definisce, che è la 92.41.210, anche se sentendo, parlando con vari professionisti, molto spesso si dice ma la user experience è molto soggettiva, non si capisce cosa deve essere valutato, come si disegna. In realtà c'è una vastissima letteratura, ci sono modelli, questo modello che presento qua di Polymer, secondo me è anche uno dei più interessanti e completi, perché la user experience è dipendente dal contesto d'uso, esattamente come l'usabilità, è situata e soggettiva, è influenzabile socialmente, dipende dal tempo di esposizione, cioè quando facciamo un test di usabilità stiamo valutando il momento dell'esperienza dell'utente, un momento, ma in realtà le persone quando interagiscono con qualsiasi mezzo, con qualsiasi interfaccia, con qualsiasi prodotto, hanno già esperienze pregresse che devono essere misurate, hanno bisogno di tempo per maturare un'esperienza, per guadagnare un'esperienza. Quindi la user experience può essere valutata nel tempo, in diversi momenti, può essere anche un'esperienza retrospettiva di valutazione. Quindi è sicuramente una materia complessa che si sta allargando, che si sta proponendo sempre di più e, cosa che io tendo sempre a sottolineare, la user experience è influenzata dall'usabilità. Quindi l'usabilità fa parte della user experience, fa parte dell'esperienza dell'utente. Non si può fare user experience senza parlare anche di usabilità. Si può sicuramente parlare di molti ambiti, si può parlare di service, si può parlare di flow, si può parlare di tante cose quando parliamo di esperienza dell'utente, ma bisogna anche parlare di usabilità. Quello che dice Tarcisky è quello su cui ho focalizzato il mio contributo, che diventerà anche presto, speriamo, un paper in risposta
a quest'autore è che esistono diverse problematiche relative all'usabilità. L'usabilità è definita da una ISO, che è la 92-41-11. Più o meno tutti gli esperti la conoscono, è il grado in cui il prodotto può essere usato, quindi efficacia, efficienza, soddisfazione e, cosa che non viene mai sottolineata abbastanza, in uno specifico contesto d'uso. Ogni volta che si parla di usabilità tutti dicono l'usabilità ha tre dimensioni, efficacia, efficienza e soddisfazione. Sicuramente è vero, ma esiste una quarta dimensione che molto spesso non viene considerata, che è il contesto d'uso. E Domenico Polimeno farà anche un bel esempio di lavoro sull'etnografia che è importante perché bisogna concentrarsi sul contesto d'uso. Quello che dice Tancischi dice c'è un problema. C'è un problema di costrutto. La non ha stretto questa comunità e si pone il problema come mai. E soprattutto lui dice l'applicazione di questo costrutto è problematica. Se guardiamo ai dati degli ultimi 20 anni di studi, molto spesso efficacia, efficienza e soddisfazione non correlano. Oppure è difficile comparare i dati. Considerate che al CAI, una delle più grandi conferenze sul tema, è stato fatto dal 2011 al 2014, se non sbaglio, uno specifico gruppo che si chiama Replicai, che lavorava proprio sui temi della replicabilità degli studi di usabilità. È stato interrotto, non si sa per quale motivo, perché secondo me erano le cose più interessanti. E qui sta proprio, secondo me, il punto su cui io anche rispondo a Tancischi, il fatto che il problema non è del costrutto, il problema è come vengono presentati i dati, come vengono riportati i dati. E questo ne parleremo. Parliamo del costrutto. Tancischi dice è troppo largo, ma in realtà se guardiamo alle ISO, e io l'ho fatto, ho fatto una review di circa 79 standard che si riferiscono alla ISO 91-41-11, ogni prodotto specifico ha, diciamo, una variazione della ISO 91-41-11. Cioè se io faccio valutazione di software, io mi riferisco al costrutto dell'usabilità, ma lo specifico, nella ISO 25010, che è quella dei software, si cita il costrutto di usabilità e si dice però va allargato, bisogna considerare anche altre variabili. Così avviene nei prodotti medici, dove in realtà il costrutto viene variato. Non è solo efficacia, efficienza e soddisfazione, ma è anche, perché parliamo di prodotti che possono comunque avere un effetto drammatico sulla vita dei pazienti, bisogna guardare al rischio che è riportato e valutato da un'altra ISO. Quindi si integrano due modelli di valutazione. Mentre in alcuni casi, come nel caso della ISO 20282 per gli oggetti di uso quotidiano, si può restringere, dove si dice in questa ISO per gli oggetti di uso quotidiano quello che dobbiamo considerare è massimamente l'efficacia dello strumento, non guardiamo la soddisfazione. Si può fare, nessuno lo vieta, però normativamente non avrebbe senso. Per cui esiste una rete intorno al costrutto. La 92-41-11 è il costrutto di usabilità, ma questa può allargarsi, può variare, può essere specificata. E quando Tancischi dice questa definizione non ha creato massa critica, non ha creato un'unica comunità, è perché io mi occupo prevalentemente di prodotti medici. Quindi per me la ISO centrale è la 62336, quella dei prodotti medici. E quando parlo di usabilità, se parlo in un contesto di usabilità, parlo di questo costrutto, di questa variazione del costrutto, per cui persone che si occupano di altri tipi di prodotto hanno con me, hanno rispetto a quello che ho io, una visione leggermente diversa del costrutto di usabilità. Per cui esistono costrutti prodotto specifici e esistono comunità prodotto specifiche. Questo è un problema di frammentazione che esiste e che Tancischi è stato bravo a identificare. Ma quello che dico io è anche che la ISO 92-41-11 è adattabile, appunto si allarga, si restringe, può essere variata. E la forza di questo costrutto sta nel fatto, come nel caso quell'immagine lì è il Da Vinci Robot, una delle eccellenze italiane, cioè un robot per la chirurgia, dove il robot e il chirurgo collaborano insieme. Ora,
quando è stata inventata questa nuova tecnologia non c'era un'ISO specifica, per cui chi ha fatto le valutazioni ha usato la 924111, perché noi siamo di fronte all'innovazione, le tecnologie cambiano continuamente, servono sempre nuove variabili, ma quando non c'è un ISO, quando non c'è uno standard, come valutiamo? Facciamo ognuno come ci pare? No, l'usabilità è definita dalla 924111, questa è quella che dà la norma principale, e in questo momento in campo internazionale stanno sviluppando una specifica ISO per la Human Robot Interaction, che si riferisce a 924111 e la sta emendando, dicendo bisogna guardare non solo a efficacia, efficienza e soddisfazione, ma anche ad altre variabili, fra cui per esempio chi controlla il processo decisionale, il robot o il chirurgo. Come funziona l'integrazione? Perché lì c'è anche uno sforzo fisico enorme del chirurgo nel lavorare. Il robot assiste e risponde ai movimenti del chirurgo. Chi controlla questi movimenti? Chi decide cosa è giusto o sbagliato? C'è un awareness fondamentale, quindi ci sono altre variabili che devono essere integrate, quindi si allargherà. Ma è vero che questo ha creato frammentazione e questo bisognerà risolverlo. Quello che stiamo proponendo noi in un paper che abbiamo finalizzato, abbiamo inviato, è quello di creare un meta standard che chiarisca e riesca a unificare queste diversità fra le comunità. L'altro problema, quello del costrutto, come ho anticipato prima, è vero, c'è un problema di costrutto. Se guardiamo i dati è difficile compararli molto spesso, perché appunto diverse comunità, diverse variabili, diverse metodologie, io posso valutare l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione in centinaia di modi differenti. Ma quello che c'è nel campo industriale, che è uno standard che definisce come i dati devono essere riportati, il Common Industry Format, permette di fare comparazioni. Questo modo di riportare i test di usabilità è stato studiato appositamente in campo industriale, viene utilizzato in specifici campi industriali per permettere la comparabilità degli studi di usabilità. Purtroppo in ambito scientifico o in altri settori questo tipo di report non viene utilizzato e questo crea difficoltà, non possiamo comparare contesti differenti d'uso, di tecnologie differenti, valutate in modo differente, se non abbiamo un dettaglio di come questi dati sono stati raccolti. E molto spesso io ho fatto una review, e Tarcischi stesso lo fa, di molti studi di usabilità, e è chiaro, evidente, che molto spesso i dati vengono comparati pere e mele, per cui è normale che non siano correlati fra loro efficacia, efficienza e soddisfazione. Se io utilizzo uno strumento fatto da me per fare la valutazione di soddisfazione o uno strumento standardizzato, come faccio a compararli? In altri ambiti scientifici esistono linee guida su come riportare nelle pubblicazioni i dati e i metodi. Questo non avviene nel campo dell'usabilità e questo è un problema metodologico. Se pensiamo al campo dove lavoro io, il campo medico, anche i clinical trial, ma anche gli studi qualitativi, hanno delle linee guida su come devono essere riportati e descritti i dati, come sono stati raccolti, come sono stati tabellati, come sono stati, chi è stato coinvolto, qual è il contesto, cosa dicono i dati e i dati grezzi. Tutto questo in campo dell'usabilità non esiste ed è un problema che va risolto. Ora, per dire che l'usabilità è più che viva, e risponde la Tarcischi, sicuramente è un concetto forte e pervasivo che fa parte dell'esperienza. È un costrutto potente che può essere variato, che è flessibile, che ci permette di rispondere all'innovazione quando siamo di fronte a qualcosa di totalmente innovativo. Le diverse comunità devono cominciare a comunicare tra di loro. È facile, per me è facile comunicare con persone che lavorano nei fattori umani, nell'usabilità dei prodotti medici. Già diventa più difficile se devo parlare ad una platea che si occupa di usabilità in campo industriale. Diventa molto più complesso. Perché? Perché non comunichiamo fra comunità. Ora, tutto questo anche per dire che il lavoro che abbiamo fatto con il protocollo GLU permette, tutto sommato, nel suo piccolo, di impostare la valutazione in una maniera abbastanza standardizzata, unificata, ma anche di riportare le informazioni nel report in maniera dettagliata. E questo permette alle diverse PA di comparare i dati fra di loro, di vedere cosa gli altri hanno fatto, apprendere, magari dire
non mi piace come è stato fatto questo, io provo qualcos'altro. Questo è un modo per creare una comunità e questo è stato uno degli scopi principali anche per cui ci siamo messi a lavorare sul protocollo in quel modo. Poi sicuramente può essere migliorato e sicuramente Maurizio presenterà anche pregi e difetti del protocollo IGLU. Grazie mille. Ringrazio molto Simone, mi sono visto nella mia attività di organizzazione di test con il protocollo IGLU, mi sono visto bene, perché effettivamente dai una cornice teorica che giustifica e ci rende, come dire, entusiasti del fatto di mettere in comune i dati. Io l'ho fatto parecchie volte con i colleghi della redazione del governo, con i colleghi della SNA che sono qui presenti, con le altre amministrazioni che hanno partecipato alle attività del GLU, e ti assicuro che è veramente molto interessante. Bene, diamo la parola a Maurizio Boscarol. E prima avevo dimenticato di presentare Simone, che è ricercatore all'Imperial College di Londra, ma naturalmente potete leggere la sua attività nel profilo che è nella cartellina. Maurizio forse lo conoscete in tanti, è una figura storica dell'usabilità in Italia, sì, beh, primo libro sull'usabilità mi pare, Ecologia dei siti web, introvabile nelle edicole, nelle librerie, però aspettiamo la ristampa. Da rifare. Psicologo cognitivo ed esperto di usabilità. Prego. Grazie. Sì, mi ricollego brevemente al discorso di Simone anche per spiegare eventualmente le differenze del mio intervento che nascono dal nostro diverso background, la nostra diversa attività. Anche in relazione a quanto detto nella prima sessione della giornata, io come attività mi occupo di ausilio alla progettazione, cioè sto non sono né un accademico né un dirigente, mi occupo proprio della fase di progettazione, delle difficoltà di costruirli questi servizi pubblici usabili, no? E quindi vedo alcune, come dire, cose di dettaglio, lacrime e sangue un po' che riguardano la vita un po' di tutti noi, anche lontano da quello che è l'esperienza, diciamo, centrale delle amministrazioni centrali, perché esiste tutto un mondo della pubblica amministrazione dove si, locale e territoriale, dove si gioca buona parte dell'efficienza anche del sistema paese proprio, nel senso che i dipendenti pubblici in tutti i settori devono lavorare con software e applicativi che vengono realizzati localmente dalle aziende informatiche locali su appalti locali e che sono quelli che consentono effettivamente l'erogazione poi dei servizi, non so, dall'anagrafe ai servizi sociali a tutta una serie di, alla catasto. Questi sono progettati, questi sono prodotti. Ecco, lì diciamo si gioca un po' la capacità dei servizi, non soltanto a livello centrale, di essere effettivamente un vantaggio, un fattore competitivo per il sistema. Perché siete brevi lezioni sull'usabilità pubblica? Perché volevo parlare di alcune esperienze concrete, non lezioni mie, penso che non sono un accademico, ma sette brevi lezioni apprese da me nel corso di questa di queste attività, diciamo così, di ausilio alla progettazione e alla valutazione dei prodotti, partendo proprio da quello che è il protocollo IGLU, uno strumento che abbiamo messo a punto all'interno del gruppo di lavoro per l'usabilità, che è di disseminazione, di autoformazione e empowerment per i dipendenti della PA, ma anche ricollegandomi al discorso, alla presentazione di Simone, un volano per far capire, percepire cos'è l'usabilità e per agganciarla ad alcune metriche. Spesso in letteratura si parla di test formativi e di test sommativi, per intendere con i primi test formativi i test con pochi utenti che si fanno più volte nel corso del progetto e il cui scopo fondamentalmente è quello di far emergere le difficoltà, quindi gli aspetti che vengono considerati qualitativi dell'interazione per poterli correggere, per poter adeguare la progettazione prima possibile, quando costa meno fare questo tipo di modifiche. Ecco,
Molte volte si tende a ritenere che proprio per il ridotto numero di utenti non si possano utilizzare delle metriche, non si possano raccogliere delle metriche in questo tipo di test. Posizione fortunatamente, dico io, contraddetta da alcuni autori, Soro, Lewis, in tempi recenti, che hanno mostrato come anche in certi test con pochi utenti sia possibile raccogliere alcune metriche, naturalmente allargando il margine d'errore e quindi senza la pretesa magari di stimare con elevata precisione quello che è il comportamento della popolazione, ma comunque con degli effetti positivi. Quali sono secondo noi gli effetti positivi? E infatti noi abbiamo provato a inserire alcune di queste metriche proprio nel protocollo IGLU per, dicevo prima, agganciarle ad alcuni costrutti. L'idea, per esempio, è che si possa in qualche maniera far percepire rapidamente, con dei numeri piuttosto semplici, diciamo, il livello di maturità, qualità del progetto, tenuto conto di tutti i limiti del test con pochi utenti e condotto, diciamo, senza quei controlli di laboratorio sperimentali che sono utili e indispensabili in ambito scientifico, senza cioè la pretesa di pubblicare questi dati, ma comunque facendo riferimento a questi dati per ottenere, diciamo, una maggior percepibilità del problema che è sotteso alla progettazione e anche per far arrivare poi ai decisori l'eventuale miglioramento, no, di questi dati. Quindi certamente rimangono i dati qualitativi come elementi centrali a informare il progetto. Alcune esperienze condotte recentemente danno alcune indicazioni sulla bontà o meno di questa scelta e in generale sull'uso del protocollo che alcuni di voi forse hanno provato a utilizzare, per cui sarebbe interessante anche naturalmente mettere in comune questa esperienza. La prima esperienza sono tre esperienze diverse, svolte sul territorio per lo più lontano appunto dalle amministrazioni centrali, quindi danno un'idea anche appunto di quelle che sono le problematiche in altri contesti. La prima lezione riguarda lo sviluppo di un software in ambito medico utilizzato da professionisti ma di servizio al cittadino. Un software molto complesso, moltissimi dati, moltissime tabelle di diversi database che devono incrociarsi, moltissime procedure, un software molto difficile, una procedura molto difficile. In questa esperienza è stato per questo test, sono stati enormi. La prima lezione che io trago da questo è che un buon piano di test deve partire prima che si produca codice, dai bozzetti, dai prototipi non implementati. E dico questo nonostante il progetto in questione avesse seguito, ne parlavate stamattina nella prima sessione, delle logiche serrate di co-design. Non era un progetto non informato o, diciamo così, un po' improvvisato, era un progetto che ci teneva particolarmente conscio della difficoltà del software a coinvolgere gli utenti finali, è stato fatto, e nonostante questo non sono stati fatti i test, è stato fatto il coinvolgimento, il co-design assieme agli utenti finali. Nonostante questo, al momento di testare la prima versione del software semifunzionante, sono emersi un numero di problemi che adesso vi racconterò. Non prima di raccontarvi quella che è già, diciamo così, la seconda lezione, cioè l'idea che proprio grazie a questi numeri che vediamo adesso è stato possibile rendersi conto del livello a cui si era. E il livello a cui si era è questo. Primo test, 6 partecipanti, quindi pochi partecipanti, quella scritta coperta dal tondo è tasso di successo. Il tasso di successo del primo test è stato del 33%. La media nota su web è del 78%. Significa che l'efficacia è disastrosa. Disastrosa. Abbiamo raccolto, grazie appunto alle metriche previste dal protocollo IGLU, anche indicazioni soggettive attraverso il SUS e attraverso l'NPS, e entrambi questi dati soggettivi confermano la disastrosità del progetto a quel momento. SUS di 47, che significa molto sotto la media, non guardate la media 68, ma non pensiate che la distribuzione sia simmetrica, quindi significa molto male la valutazione soggettiva, e l'NPS
la propensione a consigliare, diciamo così, quel software a quel livello di maturità era assolutamente nulla. Nessuno dei partecipanti avrebbe consigliato il software a un amico o a un collega. Questo è naturalmente confermato anche da quello che poi ai progettisti serviva di più, cioè il numero di la qualità e il numero dei problemi incontrati. Abbiamo incontrato in 6 sessioni di test, 6 partecipanti, 150 diversi problemi. Questo lascia intendere, diciamo, il livello di difficoltà. Lasciamo stare poi, la cosa è andata molto avanti, molto bene, molto maturata, ma proprio questo, poche metriche scelte bene, aiutano a comunicare rapidamente i risultati essenziali di un test. Nessun project manager vorrebbe un prodotto che nessun utente, anche in un test di 6 persone, voglia consigliare. Questo mi sembra evidente, no? Non stiamo a discutere del margine d'errore nemmeno. Ecco, un'altra lezione importante con un test successivo è stata che lo stesso software, tuttavia, otteneva un'efficacia media del 33% con gli utenti che avrebbero dovuto poi in seguito usarlo, che avevano un'età media di 60 anni. Ma in un successivo test ci siamo resi conto che alcune difficoltà sembravano legate proprio al paradigma, a come era costruita l'applicazione. Infatti, con utenti di età media di 38 anni, il tasso di successo si impennava a sfiorare il 90%. Che significa? Che l'usabilità è inaffidabile? No, significa esattamente quello che ricordava Simone prima, che l'usabilità è nell'interazione, nella relazione tra artefatto e utente, dipende dal contesto, dal tipo di utente, dalla situazione, dagli obiettivi. Un prodotto può fallire in un contesto e riuscire in un altro, e viceversa. Quindi è importante in questo caso sapere per chi si progettava. Ora, sapere questo, torno indietro, sapere questo non è che ci dice dai, meno male. No, perché gli utenti nostri erano quelli di 60 anni. Ok? Va bene, il nostro progetto non era fatto male se gli utenti ne avessero avuti 40. Ahimè, ne avevano 60. Quindi, insomma, sapere per chi si progetta, in questo caso specifico era molto evidente, non è sempre così evidente questa differenza, ci dà, diciamo così, un po' di indicazioni su come considerare l'usabilità anche a livello di costrutto. Non è una proprietà assoluta del prodotto, ma è dell'interazione e dipende dal contesto. C'è una seconda esperienza che può essere interessante, che è quella di considerare che in altri progetti più semplici, dove abbiamo iniziato sostanzialmente a fare i test fin dalle fasi dei bozzetti, abbiamo avuto una facilità molto maggiore ad arrivare in fondo senza grandi difficoltà e senza nemmeno necessità di iterare molto spesso i test. Questa è una seconda esperienza che ci indica, che ci conferma la prima delle lezioni di oggi, cioè che è meglio fare i test subito dai primi bozzetti. Infine, la terza esperienza riguarda una situazione un po' differente, la progettazione di un'app per dispositivi mobili. La progettazione di questa app per dispositivi mobili era altrettanto complessa, se vogliamo, del software medico, di ambito medico visto prima. E quello che si è evidenziato in questo caso è che su certi tipi di progetti molto complicati sarebbe molto utile far precedere i test da analisi esperte. Questo per ragioni molto banali, ma che ci siamo resi conto facendo dei test a un certo momento che gli utenti ci stavano incartando sempre sugli stessi problemi, si evidenziavano e si bruciavano sostanzialmente degli utenti a riscoprire sempre cose che un'analisi esperta avrebbe fatto scoprire a costi molto ridotti subito, molto prima. Quindi, soprattutto in progetti dove c'è una quantità di complessità abbastanza elevata, prima di bruciare utenti è bene compiere analisi esperte. Questo vi faciliterà la capacità degli utenti di far emergere quello che veramente caratterizza l'utente, cioè, e non invece i bug funzionali oppure cose ovvie che possono essere, insomma, risolte ben prima da semplici principi di ergonomia cognitiva o di fattori umani, legati ai fattori umani.
Ecco, in questa esperienza in particolare legata ai dispositivi mobili, dove le interazioni erano abbastanza rapide, si è visto anche che il tipo di progetto, di piano di test non sempre si rivelava adeguato a quelle che erano le aspettative. Sostanzialmente è capitato che nel condurre dei test che dovevano essere con 5-6 utenti ci si trovava dopo 2 utenti ad avere molto chiari alcuni di questi problemi, che va bene, erano legati all'interazione, ma erano, come dire, 2 su 2 avevano incontrato gli stessi problemi, che non erano funzionali, ma erano legati a come erano costruiti i form, a come era costruita l'interazione dei moduli, eccetera. E a quel punto, cosa si faceva? Si andava avanti a fare gli altri 3-4 utenti, sapendo che con ogni probabilità avrebbero incontrato i medesimi problemi? Secondo un piano di test formale, sì, perché per avere dei dati confrontabili avremmo dovuto fare lo stesso prodotto con gli stessi task a tutti e 6 gli utenti e arrivare in fondo e capire che tutti e 6 gli utenti si erano fermati su quel problema. No, non ha senso in un ambito per pubblicare un articolo, sì, ma in un ambito reale no, e quindi abbiamo adottato in corsa una modifica al piano di test, ad esempio adottando un metodo che in letteratura si chiama Rapid Iterative Testing Evaluation, cioè una iterazione rapida. Si usa spesso nei videogiochi, si fanno dei test con 1 o 2 persone, si vede cosa salta fuori, si corregge, si rifà un altro test con 2 persone, se tutto va bene si va avanti anche con la terza, la quarta e la quinta, oppure ci si ferma appena emergono problemi evidenti. Ecco, questo modello di test a volte, no, è più adatto a un processo reale, soprattutto dove c'è una maggior complessità, per l'appunto. Ecco, va bene, la sesta lezione che traggo da queste piccole esperienze è che fondamentalmente è una cosa che non si fa molto spesso, ma in entrambi, sia nella prima che nella terza esperienza, è risultato molto evidente che il fatto che il test fosse stato assegnato ad un soggetto terzo ha garantito l'esecuzione dei test. Perché altrimenti, se il test fosse stato in carico all'azienda che aveva avuto l'appalto, i problemi che l'azienda incontrava erano talmente tanto preponderanti rispetto all'organizzazione dei test di usabilità che si sarebbe subito trovato la giustificazione di dire dobbiamo schedulare 3 giornate, 5 giornate in più per risolvere questo problema di sistema, per creare una nuova schermata, saltiamo i prossimi test, poi li facciamo più avanti. Questo è un tentativo che già è saltato fuori con un tester terzo, figuriamoci come sarebbe andato se fosse stata l'azienda a decidere se fare o non fare i test, o addirittura il committente che magari si fa guidare poi dall'azienda. L'idea che c'è un terzo contrattualizzato a fare questa cosa in qualche maniera obbliga e rende più probabile che i test vengano effettivamente fatti. Queste sono già, diciamo, alcune indicazioni di vita reale utili, che magari sarà interessante capire se coincidono con quelle degli altri. E tuttavia, devo concludere con una nota amara. La settima, secondo me, più importante lezione che va tratta da questa e da tutte le esperienze è che i problemi di usabilità identificati nei test devono essere risolti. Perché se non li risolvete, rimangono e si ripropongono nel prodotto finito. E purtroppo ci sono sempre delle priorità più gravi che invece deve essere assegnata priorità anche ai problemi di usabilità. Non sono cosmetici, perché sono di interazione. Difatti, quando i prodotti poi sono usciti senza aver corretto un paio di cose perché non si faceva a tempo, la prima cosa che si è fatto è dobbiamo correggere questa cosa perché ci è arrivata la segnalazione. Insomma, correggiamoli prima. E questo non è soltanto, ahimè, un problema di usabilità pubblica, perché come dicevo in questa esperienza c'erano delle aziende private coinvolti. Il problema è anche privato, l'ha detto però anche Piacentini poco tempo fa in un'intervista, ma io su questo corrisponde completamente alla mia esperienza. Cioè,
le aziende private non sono sempre più avanti degli enti pubblici quanto alla capacità di implementare con efficacia delle tecniche di usabilità, neanche di user experience tutti adesso, ma usabilità, voglio dire, cioè risolverla sta cosa nei loro processi, non è così semplice, non lo sanno fare in tanti. Quindi il problema dell'usabilità pubblica in parte dipende anche dalla capacità dei privati di fare usabilità. Grazie. Molto interessante, io ho trovato la terza lezione estremamente interessante, che ha un sapore un po' nichilistico. Io provocatoriamente spesso dico l'usabilità non esiste, nel senso che è vero che è un costrutto e quindi è qualcosa che non è inerente al sistema o al prodotto che viene analizzato e testato. Spesso però noi ci sbagliamo, siamo vittime di abitudini linguistiche, è usabile, non è usabile, in continuazione, come se fossimo tutti aristotelici, no? Sostanzialisti, cioè crediamo che ci sia una qualità inerente all'oggetto, mentre invece ci insegnano i nostri esperti che l'usabilità è una qualità che si rileva, che si testa, che si esperisce nell'esperienza d'uso del sistema, del prodotto, eccetera, e che è limitata ai contesti d'uso e a utenti definiti, in momenti definiti, eccetera, eccetera. Quindi questo è importante perché dovremmo tenerlo sempre come promemoria per le nostre abitudini linguistiche. Bene, diamo la parola a Francesco Di Nocera. Chiedo di... Sì, adesso abbassiamo le luci. Volevo dire una cosa, se riusciamo a contenerci negli interventi, magari avremo la possibilità alla fine di fare anche un dialogo, un'interazione fra di noi, soprattutto alla luce del primo e dell'ultimo intervento, così spero di discolparmi con Zancanaro che non avrà le slide, ma siccome il suo intervento è un po' complementare a quello di Borsci, potremmo iniziare da lì. L'usabilità c'è, è viva, non è morta o non esiste addirittura, come volevo sostenere io. Prego. Francesco Di Nocera, psicologo e docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni all'Università di Roma La Sapienza. Grazie. Allora, da dove cominciare? Ogni volta che si arriva dopo qualcuno ha detto qualcosa di estremamente interessante, la voglia è quella di buttar via la tua presentazione e di continuare a parlare di queste cose, sono state dette cose interessantissime. Cercherò di inserire un paio di riflessioni all'interno di questa presentazione sulla base degli spunti dati da chi mi ha preceduto. E, allora, l'obiettivo di oggi era quello di parlare del legame tra architettura dell'informazione, carico di lavoro mentale e user experience, usabilità. Io utilizzerò in maniera invariabile i termini, non me ne vogliono i puristi da questo punto di vista, perché in realtà io vado ancora oltre, nel senso che secondo me non ha senso parlare né dell'uno né dell'altro. Perché questo? Vabbè, intanto facciamo un po' di considerazioni. Io mi occupo di ergonomia cognitiva, quindi non è che l'usabilità è soltanto uno degli aspetti di mio interesse, una delle linee di ricerca che io seguo. In realtà l'ergonomia cognitiva è molto più ampia, ci si occupa di errore umano, carico di lavoro mentale, stato funzionale dell'operatore, automazione adattiva, gli argomenti sono tantissimi. In generale qual è l'obiettivo? Quello di studiare l'interazione tra individui e tecnologie. Nella tradizione ergonomica è interessante notare come ci siano due prospettive che sono gemelle, se vogliamo. Una è quella in cui nei paper, nei manuali, eccetera, si fa riferimento agli operatori, e un'altra in cui si fa riferimento agli utenti. Perché questa distinzione secondo me è utile e interessante? Perché cambia il focus di quello che è l'obiettivo poi del ricercatore, ma anche del professionista che opera in questo settore. Quando parliamo di operatori che sono persone estremamente competenti nel loro lavoro. Un operatore di una centrale nucleare ovviamente ha tutta la formazione, gli strumenti, le conoscenze e anche la voglia di portare a termine il proprio lavoro, rispetto a un utente che potrebbe invece essere un utente che appunto non ha nessuna esperienza, che non ha voglia,
famoso costrutto di utente accidentale che fu introdotto dal Nagel qualche anno fa, mi piace molto ricordarlo. E abbiamo tradizioni di ricerca differenti, adesso ovviamente ho utilizzato soltanto come pretesto alcuni argomenti, non è esaustiva come lista questa. Ci sono alcuni topic che sono di particolare rilevanza, hot topics, per quello che riguarda l'ergonomia cognitiva che si occupa degli utenti, quindi tutta quella che negli anni 80 insomma andava sotto l'etichetta di user friendly, il concetto di affordance ad esempio, perché è importante che un'interfaccia sia user friendly, cioè che sia amichevole, perché io non devo fare lo sforzo di utilizzarla. Le affordance, cioè sfruttare l'invito all'uso da parte di dispositivi, interfacce e così via. E ultimo, arrivato, è il tema della user experience, quindi il focus è su questi aspetti in cui abbiamo un utente che tutto sommato, voglio dire, è anche un po' babbeo, parliamoci chiaro, voglio dire, non è l'operatore esperto, che invece gli hot topics per l'operatore riguardano human error, che sono quindi le conseguenze negative di un'azione errata che possono portare a gravi incidenti, il carico di lavoro mentale, sotteso qui il concetto di automazione. Quindi sono due tradizioni di ricerca molto differenti, però oggi come oggi, possiamo veramente dire che sono due elementi così distanti? Ecco, secondo me la sfida oggi è quella di riunificare queste tematiche, nel senso che oggi abbiamo utenti che sono via via sempre più esperti e utilizzano tecnologie via via sempre più complicate, e operatori che utilizzano invece tecnologie che sono meno esperti. C'è il paradosso, quello ne parlavo tempo fa con un autore che aveva lavorato in questo settore, il paradosso del forecasting, delle previsioni meteorologiche, in cui a fronte del miglioramento tecnologico per le previsioni meteorologiche, in realtà sono rimaste totalmente inaffidabili. Questo perché in realtà la formazione degli operatori si è ridotta. Quindi in realtà c'è questo trade-off tra formazione dell'operatore, esperienza dell'operatore e tecnologie disponibili all'operatore. Oggi l'operatore è meno esperto, se vogliamo, si dà per scontato che debba essere in qualche modo supportato dal sistema, quindi tutto il tema dell'automazione, e utilizza tecnologie che non sono dissimili da quelle che utilizziamo quotidianamente. Tutto il tema dei personal information devices oggi che sono sul luogo di lavoro, oggi utilizziamo un tablet o uno smartphone per fare le operazioni personali, ma anche per fare operazioni di carattere lavorativo. Quindi si vede sempre di più all'interno di settori che sono tradizionalmente stati a dominio di grandi workstation dedicate, eccetera. Oggi invece la tecnologia diventa molto più simile a quella della tecnologia che noi come utenti utilizziamo quotidianamente. Quindi queste due tematiche, in realtà, queste due tradizioni di ricerca dovrebbero essere in qualche modo miscelate in termini di competenze, conoscenze e così via. E il pretesto mio oggi per questo talk è proprio questo: quando parliamo di carico di lavoro mentale, ad esempio, noi non abbiamo parlato mai di carico di lavoro mentale in tutte le occasioni in cui ci siamo incontrati intorno a questo gruppo del GLU, attraverso gli eventi, eccetera. Perché non abbiamo mai parlato? Perché tradizionalmente nella ricerca sull'usabilità di carico di lavoro non se ne parla. Si è parlato in passato, ma stiamo parlando della fine degli anni 80, inizio anni 90, di carico cognitivo, sovraccarico cognitivo, però è una tematica che è sparita dalla circolazione. Perché è sparita? Appunto perché c'è una divisione a compartimenti stagni di due tradizioni di ricerca completamente differenti. E vedo che Simone annuisce, quindi non sto dicendo baggianate, anche lui ha la stessa sensazione. Noi lavoriamo sul carico di lavoro mentale. Io gestisco un laboratorio che si occupa di ergonomia cognitiva da tantissimi anni, un piccolo laboratorio in cui facciamo attività di ricerca anche impiegando tecnologie come quello dell'eye tracking. E uno dei nostri fiori all'occhiello come attività di ricerca è quello di aver individuato una relazione tra la distribuzione dei movimenti oculari e il carico di lavoro mentale. Abbiamo inventato una misura di carico di lavoro mentale che è basata sulle strategie di esplorazione oculare. Qui vedete ad esempio i movimenti oculari di un pilota su un'interfaccia. Questa è una web app, una beta di una web app che abbiamo realizzato. Abbiamo realizzato diversi software in passato per analizzare i movimenti oculari con il nostro algoritmo. Adesso stiamo andando verso una web app in maniera tale che chiunque possa utilizzarli. E la cosa può interessare anche voi, se avete a disposizione dati oculari.
oculari o un eye tracker, che adesso sono decisamente diventati a basso costo come strumenti, noi abbiamo la possibilità di monitorare con la frequenza di un minuto il carico di lavoro mentale degli individui. Non solo, possiamo farlo anche in tempo reale. La tecnica ormai è diventata di dominio comune. In una delle ultime edizioni di un famoso manuale di Cognitive Engineering, Weekends riporta questa frase, ci cita e dice, racconta che cos'è l'indice che abbiamo trovato. Il Nearest Neighbor Index è il rapporto praticamente tra distribuzioni di fissazioni, quelle che sono ottenute empiricamente, quelle che abbiamo raccolto, confrontate con quelle che ci si aspetterebbe se fosse una distribuzione random. E il Nearest Neighbor Index è un indice di carico di lavoro mentale. Come vedete qui, se vedete questa immagine tratta da uno dei primi articoli che abbiamo pubblicato sull'argomento, questo è un pilota, un esempio di un plot di un pilota, in cui abbiamo il nostro indice che oscilla nel tempo, nelle diverse fasi, dalla partenza, dal decollo, fino ad arrivare all'atterraggio e durante la fase di crociera, con tutte le oscillazioni del caso. Perché è interessante questo aspetto per l'usabilità? Torniamo di nuovo all'argomento di cui parlavo prima. Noi dovremmo riunire queste due tradizioni di ricerca e dovremmo parlare di carico di lavoro. E qui mi riaggancio a quello che si diceva prima rispetto al discorso del costrutto di usabilità, anche se parto da una tradizione differente da quella di Emilio, che fa riferimento a contenuti ben più alti di carattere filosofico, e sarebbe interessante peraltro affrontarlo in tema Wittgenstein, la filosofia analitica di Wittgenstein. È vero che noi abbiamo una barriera, un limite, una gabbia che è data dal nostro linguaggio al riguardo. Io non sono un fanatico dei costrutti, io penso che la scienza si debba occupare di fenomeni. Il costrutto è una cosa estremamente utile che ci serve per fare diagnosi strutturale, permettetemi questa digressione da psicologo, insomma quella cosa che serve per distinguere un paranoico da un paracarro, come diceva un mio vecchio professore. Ora, è veramente importante il fenomeno, il costrutto, è più importante il fenomeno. Quali sono i fenomeni? Quando una persona interagisce con un'interfaccia e ha difficoltà, qual è la sensazione? Voi come utenti, che cosa che provate? Utenti o operatori che siate? Quello di un affaticamento, quello di un investimento di risorse. Possiamo misurare questo investimento di risorse? Beh, pensiamo proprio di sì. C'è tutta una tradizione di ricerca sul carico di lavoro mentale che non può essere lasciata fuori nell'analisi delle interfacce, non può essere lasciata fuori dagli studi di usabilità, dalla user experience, chiamatela come volete. E il nostro obiettivo diventa quindi adesso quello di trasferire queste conoscenze. Abbiamo sviluppato un'interessante collaborazione con l'ISCOM e stiamo cominciando a analizzare, a utilizzare i movimenti oculari come strumento per valutare il carico di lavoro mentale nell'uso di interfacce web, quindi nell'uso di siti internet. Può essere utile questo aspetto per integrare quello che già sappiamo e quello che già facciamo in tema di valutazione dell'usabilità? A mio parere sì, nel senso che noi abbiamo la possibilità di valutare nel tempo, fondamentalmente quello che facciamo noi in laboratorio, tipicamente in studi in cui impieghiamo piloti, ma anche soggetti sperimentali che facciamo giocare a semplici videogiochi, perché nell'attività di ricerca ovviamente non sempre è necessario utilizzare operatori specializzati, perché se un fenomeno esiste lo dobbiamo osservare ovunque. Analizziamo, raccogliamo dati nel tempo, facciamo una calibrazione breve all'incirca di 5 minuti per cercare di stabilire quali sono i vincoli, i valori assunti dall'indice nel tempo, e utilizziamo una finestra all'interno della quale noi possiamo stabilire che il carico di lavoro è moderato e una finestra all'interno del quale invece il carico di lavoro mentale diventa critico. Noi abbiamo impiegato questo strumento, ad esempio questa logica, per creare sistemi di automazione adattiva, cioè sistemi che erano in grado di modificare se stessi in funzione del carico di lavoro mentale dell'individuo. Ora, non so se avete presente i diversi sistemi di eye tracker che esistono in circolazione. Ormai sono diventati veramente poco invasivi, per niente invasivi. Alcuni rappresentano semplicemente un piccolo sistema da mettere, da una barra da mettere sotto al monitor, che consente di raccogliere dati oculari dell'utente che si trova di fronte al sistema. Noi possiamo adattare il sistema a quelle che sono le esigenze in termini di risorse, di investimento di risorse cognitive che il soggetto sta impiegando per eseguire il compito, e lo possiamo fare in tempo reale.
Questo è un grosso vantaggio, visto e considerato che oggi sempre di più si sta utilizzando l'ray tracing anche per piattaforme di gaming, quindi stanno diventando via via sempre più a basso costo e sempre più implementate all'interno di normali personal computer. Quindi l'eye tracking, ad esempio in questo caso vedete degli occhiali che possono essere impiegati, esistono diversi tipi, eye tracker che sono esterni all'individuo e eye tracker che sono head mounted, cioè che vengono messi in testa. Possiamo utilizzare i movimenti oculari integrando quelle che sono le informazioni che otteniamo dalle valutazioni soggettive che l'utente fa dell'interfaccia con la quale sta interagendo. L'interazione con un sistema è ovviamente una dimensione soggettiva di interazione. Per me è importante e rilevante chiedere alle persone qual è il livello di maneggevolezza, soddisfazione, attrattiva che loro esperiscono mentre eseguono un compito utilizzando un'interfaccia. Ma al di là di questo, che è sicuramente importante e rilevante, un altro aspetto di cui manca oggi buona parte della ricerca sull'usabilità è di strumenti oggettivi di valutazione. Di valutazione di che cosa? Di fenomeni che non sono il costrutto, ma sono fenomeni che sono correlati all'esecuzione di un compito, qualunque esso sia, anche l'interazione con un sito internet, anche l'interazione con un semplice software. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Molto interessante l'analisi del carico mentale. E peraltro forse c'è un interesse anche ad un dialogo con il BCI e con la tecnologia per la lettura delle emozioni che vedremo nel pomeriggio. Ma non mi addentro in questo argomento perché non ritengo di essere all'altezza. Diamo la parola a Simon Mastrangelo, ergonomo e analista di usabilità. L'avrei detto, sì. No, mi sembra corretto. Datemi una mano anche nel mio intervento. Allora, io dovrei essere nel posto giusto e al momento giusto, teoricamente, contrariamente al titolo della mia presentazione. Vengo dopo un ragionamento sistemico, generale, sull'eterogeneità del comparto che ha fatto Simone, un tentativo di unione di aree disciplinari, diciamo così, un po' diverse, fatto da Francesco. Maurizio invece è sceso un po' più nella pratica, no? Vi ha riportato delle esperienze che vengono da quello che ha fatto in diversi progetti. Io purtroppo scenderò molto più in basso, sperando poi di chiudere anche rialzandomi, non a livello dei colleghi, ma insomma a un livello di decoro. Allora, qui parlerò di implicazioni legate alla novità nella valutazione dell'usabilità percepita. Un lavoro che hanno fatto, in realtà, e su questo mi devo scusare perché sono al posto sbagliato, nel senso che il lavoro l'hanno fatto principalmente Emiliano Torres e Pietro Menatta, e io ho lavorato con loro, ho avuto molto piacere di lavorare nell'impostazione e poi nella restituzione di questo lavoro. D'altronde l'anzianità si fa pesare, insomma. Allora, partiamo dalle basi, però, permettetemi, è stato ripetuto in maniera ossessivo-compulsiva, ma bene ricordarlo. L'usabilità ha una molteplicità di fattori. Tra l'altro, mentre parlava Simone, io di recente ho letto un paper dove c'era una persona che faceva una review di tutti i fattori che stanno dietro all'usabilità e ne ha contati 34. Però la normativa tecnica ci diceva, beh, questi sono i tre più importanti. Poi, a seconda dei settori, cambiano molto. Per esempio, noi adesso stiamo lavorando nell'ambito automotive e lì se ne considerano tendenzialmente una decina. Però i principali sono efficacia, cioè banalmente voglio attivare il microfono, track, strucca il bottone, c'è riuscito, non c'è riuscito, bene, efficace, non efficace. Efficienza, quanto ci ha messo nel spingere quel bottone? Bene, il tempo, può essere una metrica. E poi ovviamente la soddisfazione, cioè come è stata l'esperienza. Ad esempio questi microfoni qua, ognuno di noi riesce a usarli ma non sai mai come risponderanno. Dunque magari l'efficacia e l'efficienza è buona,
Non avrei capito bene qual è il meccanismo sottostante, qual è effettivamente la sequenza di azioni. Bene, facciamo a breve, che altro non bene. Noi qui ci occuperemo della parte soggettiva, dunque quella che parte attraverso l'esperienza dell'uomo. Da questo punto di vista, quando parliamo di soddisfazione, dunque, si parla tendenzialmente di usabilità percepita. Quando si parla di valutazione dell'usabilità percepita, ci si riferisce normalmente ai questionari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devo scegliere uno strumento, oppure mi devo costruire delle domande, devo decidere delle modalità di somministrazione, trovare degli utenti, eccetera, eccetera. Ora, il questionario, per quanto possa sembrare una cosa banale, in realtà in ognuno di questi elementi si nasconde la possibilità di andare a distorcere i risultati che ottengo. Perché un conto è la validità dello strumento, cioè se effettivamente gli item che sto usando, le domande banalmente, servono veramente per misurare quello che sto misurando. Cioè se voglio misurare l'usabilità, non è detto che la domanda è usabile, sia valida da questo punto di vista. E allo stesso modo l'attendibilità è legata al fatto anche se io sto usando un questionario valido, ma nel modo in cui lo sto somministrando, agli utenti in cui lo sto somministrando, eccetera, ma mi sta dando un dato affidabile? Ora, in realtà, di questi aspetti vi riporto solo un esempio per farvi capire. Noi abbiamo usato di recente un questionario di quelli standard, diciamo così, che si usano, e il cliente ci ha chiesto di mettere la risposta a campo aperto come obbligatoria. Bene, il fatto di aver messo la risposta a campo aperto come obbligatoria ci ha drenato in media soprattutto utenti che avevano opinioni negative. Dunque, che cosa vuol dire? Vuol dire che il dato che hanno ottenuto era distorto. Ma in realtà di questo non voglio parlare, dunque, che l'ho detto a fare, ma per darvi un'idea. Vi voglio parlare del momento in cui si somministra il questionario, che sembra una cosa relativamente importante. Ma anche sul momento ci sono tutta una serie di cose che abbiamo letto. Allora, io, la mia società, Emiliano, siamo no, dei consulenti, non siamo degli accademici. Dunque non è che facciamo ricerca, però ovviamente cerchiamo di leggere la letteratura accademica per interpretare, per fornire dei servizi migliori. E sappiamo in letteratura che c'è un effetto legato all'estetica, cioè banalmente quelli che sono più belli probabilmente verranno valutati anche più bravi o più intelligenti, eccetera, eccetera, il motivo per il quale io invece tendo a performare molto male, diciamo così. Ma questo non avviene anche dal punto di vista sociale, avviene anche nel mondo digitale. Il nostro rapporto spesso con la tecnologia è molto simile come dinamica a quello che instauriamo con altri esseri umani. Non è un caso che in realtà anche l'usabilità percepita è fortemente influenzata dall'aspetto estetico. Questa è una cosa abbastanza consolidata in letteratura, direi, nel senso che c'è tanta letteratura. Cioè, a parità di misure oggettive dell'usabilità, strucca bottone, ci riesco in che tempo, il prodotto più bello rispetto al prodotto più brutto avrà una valutazione dell'usabilità percepita tendenzialmente più alta. Ok? Questo sia prima di usarlo, la cosiddetta usabilità apparente, ma anche dopo averlo usato. Ma c'è anche un'altra cosa, l'effetto novità, cioè il mondo digitale è un continuo di introduzione di nuove funzionalità, di variazioni nell'interfaccia, è chiaro che anche questo introduce delle variazioni. Ora, non posso dire di aver fatto una review completa, però anche su questo ci sono diversi studi che fanno vedere come in questo caso in realtà l'effetto novità tende a incidere negativamente sull'usabilità apparente. Okay? Ma questo non è vero per tutti gli utenti, perché qui si introduce tutta la problematica legata all'usabilità. Con chi sto testando? Se sono utenti diciamo inesperti, questo è vero, ma se sono utenti esperti invece spesso si trova un effetto contrario. Ma il problema che abbiamo
quando leggiamo queste ricerche è che uno, se va andato a vedere le interfacce che usano, ovviamente aumentano la magnitudine, cioè usano un prodotto che è veramente tecnicamente un cesso con un prodotto che è molto più bello. Dunque è chiaro che è facile misurare quella cosa in quei casi, ma soprattutto è molto difficile per una questione di costi, scusatemi il linguaggio tecnico, studiare l'effetto nel tempo. Cioè, ma queste cose di cui vi ho parlato, e dunque la mia percezione estetica, dunque rispetto a dimensioni edoniche dell'interazione, oppure quelle più pragmatiche legate all'usabilità, come variano nel tempo? Su questo c'è molto poco ancora di fatto. E dunque, veniamo a noi. Noi banalmente, in realtà non noi, loro, come vi ho detto, hanno fatto un lavoro durante il periodo di tesi dove hanno misurato l'usabilità percepita di una intranet di un'università. Una volta, dunque il sistema era in uso da tanto tempo, poi hanno somministrato di nuovo il questionario, tra l'altro, vabbè, adesso vi dirò qual è lo strumento, prima che venisse rilasciato il prodotto, in fase di pilota, dove 50 utenti sono stati invitati a usare il prodotto per un mese e hanno risposto al questionario. E poi sono venuti da me e hanno detto: senti, ma vogliamo rifarla questa cosa, perché non lo risomministriamo dopo un anno? E io ho detto: beh, bellissimo, ma ci pagano? No, ma sì, facciamolo, dai. Allora, questo caso, quando poi ci hanno invitato a parlare per questo evento, sono nei tempi, abbiamo detto: ma diamine, ma è bellissimo, in realtà ci abbiamo dei dati che hanno rilevato anche proprio il momento in cui abbiamo introdotto sia una variazione estetica su due sistemi che avevano funzionalità simili, sia l'effetto novità. Perché non vediamo che cosa è uscito fuori dai dati? Non gli date valore accademico, però insomma serve per discutere. Abbiamo dato uno strumento che trovate anche nel protocollo IGLU, che è uno strumento psicometrico validato con norme di taratura per la valutazione dell'usabilità percepita attraverso tre dimensioni: quella della soddisfazione, dunque quanto effettivamente usando il sistema ho raggiunto il mio obiettivo, quello legato alla maneggevolezza, dunque alla facilità di utilizzo, navigazione, eccetera, eccetera, e l'attrattiva legato più a aspetti legati alla piacevolezza estetica. Il risultato che abbiamo avuto è: boom, ah, guarda un po', quando abbiamo lanciato il nuovo sistema, cioè nella fase di pilota, c'è stato un aumento di tutte le dimensioni. Dopo un anno, soccia, è sceso tutto. Che cosa è successo? Allora, ovviamente ci siamo messi nell'ottica di dire: va bene, cerchiamo di avere un approccio un pochino strutturato, e abbiamo fatto delle analisi statistiche su questo per capire quali di questi dati erano effettivamente rilevanti o quali erano semplicemente dovuti al caso. Quello che è venuto fuori è che effettivamente la maneggevolezza, dunque quello proprio che era maggiormente legato a aspetti di facilità d'uso, è variata. Dunque c'è stato un miglioramento a metà e poi è decresciuta nuovamente. E allo stesso modo questo è accaduto per quanto riguarda l'attrattiva. Vi faccio notare che in realtà alla fine solo la dimensione legata all'attrattiva è rimasta più alta. Dunque, che cosa vuol dire? Vuol dire che in effetti in questo lavoro sembrerebbe emergere come ci sia stato un effetto dovuto al nuovo design in quella valutazione specifica, dove anche aspetti più pragmatici dell'usabilità percepita sono stati influenzati e che poi in realtà si sono andati a ridurre. Cosa diversa invece è rimasta solo l'attrattiva. Vado a chiudere. Che cosa vuol dire? Vuol dire che effettivamente la nuova interfaccia ha inciso sull'usabilità percepita, ma non sappiamo se questo deriva solo da aspetti estetici o anche da un miglioramento dell'usabilità oggettiva. L'usabilità percepita si è ridotta nel tempo fino a tornare ai valori della precedente. Dunque questo ci fa supporre che anche l'usabilità oggettiva non sia sostanzialmente variata tra i sistemi. Tecnicamente questa, se parliamo di accademici, è un po' una pippa mentale, passatemi il termine, però c'ha una sua ragionevolezza, insomma, magari me lo diranno nella pausa. La piacevolezza estetica invece è rimasta stabile dopo, dunque come a dire il sistema è stato migliorato sotto l'aspetto estetico, l'usabilità oggettiva non sembra essere migliorata perché quella soggettiva in realtà è tornata allo stato iniziale dopo che era aumentata in una fase centrale.
Questo l'ho detto, i limiti vanno detti, mancanza di dati di usabilità oggettiva, numerosità del campione del secondo gruppo e utenti diversi in ogni gruppo, dunque non proprio uno studio longitudinale, direi. Dopodiché, e per tornare un po' alla pratica e ampliare e chiudere perfettamente nei tempi, è vero? Sì, credo. Quando parliamo di un questionario è opportuno dunque tenere a mente questi aspetti, dunque valutiamo bene il momento in cui andiamo a somministrare il questionario. Allo stesso modo, se ci forniscono i risultati di un questionario, ragioniamo bene a quando è stato somministrato, e vabbè, non era il tema dell'intervento, ma anche a chi è stato somministrato. E poi, comunque, e qui cerco di rielevarmi per quanto possibile, non basta un questionario, ma in realtà non basta qualsiasi altro metodo da solo. Cioè, non bastano i test di usabilità, noi dobbiamo, come stanno convergendo anche a livello di normazione tecnica, rivolgerci al processo human-centered design che ci permette di ottenere prodotti usabili e con una buona esperienza d'uso. Che cosa vuol dire? È occhiuso, vuol dire che io prima di iniziare a progettare devo aver fatto attività di user research per definire dei requisiti utente qualitativi e quantitativi, dunque che cosa gli utenti devono fare e quali sono i KPI di successo. Poi devo sviluppare delle soluzioni progettuali su quei requisiti avviando tutta una serie di test iterativi di cui il test di usabilità è uno dei metodi e poi arrivare al rilascio con una validazione finale che mi dia i KPI finali del mio prodotto. Dunque, parliamo di metodi, ma ricordiamoci sempre di processo e del fatto che tutto questo di cui stiamo parlando oggi, poi ci dobbiamo ritrovare presto, soprattutto voi come pubbliche amministrazioni, a governarlo nei vostri processi. Tutto qua. Grazie. La situazione è molto complessa. Vedo che ogni relatore introduce elementi di riflessione, di approfondimento e anche di complessità, allargando anche il novero degli aggettivi attribuiti all'usabilità. Adesso diamo la parola a Fabio Paternò, che è direttore di ricerca dell'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione del CNR di Pisa. Prego. Grazie. Sì. Io sono responsabile di un laboratorio di ricerca sulle interfacce umane nei sistemi informativi. Quindi diciamo, l'obiettivo è veramente quello di studiare tecnologie che aiutano le persone ad interagire con le applicazioni informatiche in generale. Quindi questo è stato proprio il nostro elemento costitutivo ormai una ventina d'anni fa, e uno degli argomenti appunto che ci ha subito appassionato era quello un po' di vedere se si può sfruttare in qualche modo l'informatica per aiutarci a capire, a rilevare i problemi di usabilità. E quindi riporto un po' un'ultima esperienza che abbiamo fatto, a cui ha collaborato anche Antonio Giovanni Schiavone, che è da qualche parte qui nell'audience. Ecco, diciamo che in questo ultimo lavoro ci siamo un po' focalizzati su aspetti relativi all'accesso mobile. Noi sappiamo che ormai da qualche anno, la gente accede ai servizi informatici principalmente tramite i dispositivi mobili. E questo ha delle implicazioni, perché questo vuol dire che possono accedere da più svariati punti, luoghi, mentre sul tram, mentre al gabinetto, mentre sta parlando con gli amici, purtroppo qualcuno fa anche mentre sta guidando, e quindi anche il livello di attenzione è relativo, cioè nonostante si aspettano sempre una buona usabilità. E gli strumenti automatici non è che sono in grado di dire sì, questa soluzione è automatica, è buona, sì, questa soluzione non è buona, però ti possono aiutare a trovare delle informazioni per capire dove sono questi problemi. Quindi vanno visti un po' in quest'ottica, come un ausilio nell'analisi, in modo da renderla più efficiente, poter analizzare maggiori dati e via dicendo. E
diciamo, i dispositivi mobili sono interessanti perché no, hanno tutta una serie di sensori che ci possono essere anche utili per capire meglio cosa stanno facendo gli utenti, però hanno anche, diciamo, una modalità di interazione diversa da quella tradizionale tramite il mouse, per cui noi interagiamo tramite il tocco delle dita, che è una cosa estremamente immediata. Il grande successo dell'iPhone l'ha dimostrato, però le dita sono meno precise rispetto al cursore del mouse, e quindi, diciamo, si creano nuovi problemi, e quindi in qualche modo siamo andati a vedere se siamo in grado di trovare quelle che Simonetti diceva nella sua introduzione, tracce di sofferenza nell'interazione degli utenti con le loro applicazioni. Diciamo che questa problematica può essere affrontata in diversi modi, nel senso, ci sono degli strumenti disponibili pubblicamente di Google, di Microsoft, dove voi semplicemente vi date un indirizzo web e automaticamente vi danno delle indicazioni sulla, diciamo, amichevolezza per l'accesso mobile del vostro sito. Diciamo però che questi strumenti si basano su un'analisi del codice essenzialmente. Un altro tipo di approccio invece è andare a vedere l'uso effettivo delle persone di queste applicazioni web. E qui, diciamo, vuol dire in qualche modo memorizzare il comportamento dell'utente. Quindi tramite dei file che vengono chiamati log, dei diari, che possono essere lato server, però in questo modo sappiamo solo quali sono le pagine che sono state accedute, oppure possono essere lato client, quindi lato browser, e quindi riusciamo a sapere più in dettaglio, no, quali sono le interazioni. Abbiamo una descrizione più dettagliata e completa del comportamento effettivo degli utenti, e lì vogliamo andare a vedere quelli che in inglese vengono chiamate bad usability smells, quindi indicatori di problemi di usabilità. Esempi di indicatori possono essere situazioni in cui vi sono tanti elementi interattivi e l'utente, per cercare di trovare quello giusto, deve fare diverse operazioni di ingrandimento, poi seleziona un elemento, oppure momenti in cui una tipica situazione di comportamento, una tipica traccia di sofferenza è quando la gente seleziona un link con il dito e carica una pagina, non è quella pagina giusta, allora deve tornare indietro e riprova. Quindi, ad esempio, non so, vedete lì in alto a sinistra, vedete c'è una pagina con dei link estremamente vicini dove questa probabilità di comportamento è estremamente reale. Ci possono essere situazioni dove ci sono dei contenuti correlati ma sono distanti, quindi vediamo l'utente che fa continuamente scrolling per cercare di mettere in relazione queste informazioni che sono in punti diversi, oppure form che richiedono numerosi campi di input che una persona magari in movimento ha difficoltà effettivamente a riempire in modo agevole. Quindi, diciamo, abbiamo cercato appunto di individuare questi comportamenti che in qualche modo indicano il fatto che l'utente ha avuto questi problemi di interazione. Quindi, diciamo, noi abbiamo da una parte questi file che memorizzano gli eventi generati dalle interazioni degli utenti, e poi abbiamo il problema di capire, di identificare queste tracce di sofferenza. Allora, queste tracce di sofferenza non possono essere semplicemente una sequenza specifica di eventi, perché sono talmente tanti gli eventi che si possono produrre. Quindi abbiamo cercato di definire quelli che chiamiamo pattern di eventi, ovvero sequenze di eventi che hanno in comune una struttura simile. Quindi abbiamo definito un piccolo linguaggio abbastanza semplice che permette di dire, non so, questo evento si può fare più volte, il numero di volte esatto non importa, però è interessante. E quindi riusciamo in qualche modo a formalizzare, fare in modo che anche un sistema automatico sia in grado poi di andare a cercare queste tracce di sofferenza nel comportamento reale degli utenti. Ad esempio, non so, ci sono diverse azioni di pinch, quindi di ingrandimento, poi uno sposta il pezzo che gli interessa, poi finalmente riesce a fare il tap, quindi lì vuol dire che probabilmente non era stata offerta questa modulo interattivo in un modo che era immediatamente selezionabile per l'utente finale. Quindi, diciamo, abbiamo creato questo ambiente dove c'è un valutatore che in qualche modo può definire quali sono i task da svolgere, e l'utente finale che accede alle applicazioni web. Siccome noi volevamo valutare anche applicazioni non fatte da noi, fatte da chiunque, abbiamo messo, diciamo, come un proxy server, per cui, diciamo, gli accessi a queste applicazioni venivano fatti attraverso questo proxy server, e il vantaggio che cos'era? Che
questo modo noi potevamo inserire degli script il cui compito era quello di memorizzare gli eventi che venivano generati dal comportamento dell'utente. Quindi poi alla fine si venivano a salvare questi diari del comportamento dell'utente, che poi venivano sfruttati per un ambiente che visualizza appunto da una parte questi log in modo grafico che sia facilmente interpretabile e dall'altra parte riporta su, diciamo, la presenza di questi bad smell, di queste tracce di sofferenza. Quindi qui vedete un esempio di come viene rappresentato questi log, no? Perché se noi li vedete come sono generati automaticamente, sono dei file testuali molto poco comprensibili. Quindi abbiamo introdotto questo strumento di rappresentazione grafica che evidenzia anche, diciamo, l'interfaccia utente che effettivamente era di fronte all'utente nel momento in cui quegli eventi sono stati gestiti, e poi è possibile anche evidenziare gli eventi che appartengono a questi bad usability smell e quindi visualizzare l'interfaccia utente in quel momento per vedere dove effettivamente gli eventi si erano verificati, quindi capire perché l'utente ha manifestato questo comportamento problematico per riuscire a svolgere la sua interazione. Ecco, qui ho un piccolo video che dà un po' un'idea di come funziona questo ambiente. Quindi vi sono diverse valutazioni, uno ne seleziona uno e quindi permette di dire: ma fammi un po' vedere le timeline. Quindi questo, anzi scusate, prima inizialmente c'è la possibilità di vedere un po' di informazione generale, i dispositivi che gli utenti hanno utilizzato, perché qui diciamo non c'è nessun particolare requisito, quindi le persone usano lo smartphone che loro hanno, ci sono quelli più performanti, quelli meno performanti, quindi si ha un'idea un attimino di che tipi di dispositivi sono stati usati, quali browser e via dicendo, e poi si visualizza, no, queste timeline, si può selezionare eventualmente gli utenti che possono essere interessanti e si può attivare questo metodo automatico di rilevare queste sequenze di eventi particolarmente indicativi di situazioni problematiche, che si visualizza l'interfaccia utente in quello specifico momento per poter capire effettivamente, no? Quindi il valutatore che ha sviluppato l'applicazione può vedere: ah, come mai l'utente ha avuto problemi qua, e può analizzarlo in concreto vedendo effettivamente come appariva l'interfaccia in quel momento. Poi diciamo, siccome stiamo parlando di utenti in movimento, si può anche rilevare dove si trovavano questi utenti e quindi visualizzare in quale area. Chiaramente diciamo questi dati sono poi memorizzati in modo anonimo e diciamo gli utenti che partecipano al test sono consapevoli di partecipare al test. Diciamo, ci sono tutti aspetti di privacy che chiaramente vanno tenuti in considerazione. Ecco, abbiamo fatto poi un'esperienza di verifica un po' di questo strumento. Abbiamo considerato un sito non sviluppato da noi, di Autostrade Italiane, quindi un sito che fornisce servizi pubblici, informazioni in modo interattivo, e abbiamo chiesto a 40 persone di usare il loro smartphone liberamente, dove volevano, quando volevano, per svolgere tipici task con questo tipo di applicazioni, quindi pianificare un viaggio, localizzare un'area di servizio, verificare il tempo in una certa zona per un certo itinerario, recuperare la posizione di distributo. Ecco, qui si raccolgono decine di migliaia di eventi, quindi diciamo un qualche cosa che diciamo, manualmente non sarebbe trattabile. E però diciamo con questo strumento automatico è possibile andare a cercare questi pattern di eventi e quindi identificare la loro presenza. Infatti ne abbiamo trovati alcuni, in particolare elementi di forma che erano troppo piccole, mal disegnate per un accesso mobile, quindi erano state pensate per l'accesso desktop ma non in modo responsive, quindi diciamo quando c'era l'accesso mobile non andavano più bene, oppure contenuti di nuovo. Si vedeva che chiaramente l'accesso mobile non era stato considerato il sufficiente nell'organizzazione di questo tipo di set. Quindi diciamo, con questo, ecco, penso che il mio tempo sia finito. Ecco, devo dire che questo tipo di approccio può essere interessante. È interessante perché si può, diciamo, fare una valutazione in inglese si dice in the wild, no? Dove gli utenti liberamente si muovono e scelgono loro, no? Quindi si può più avere un quadro reale di dove gli utenti accedono alle applicazioni e il modo come effettivamente si comportano. E diciamo questo concetto dei bad usability smell è altrettanto interessante. Noi abbiamo fatto una prima definizione che chiaramente non è la Bibbia, modificabile, è uno dei vantaggi dello strumento, è che si possono modificare le definizioni di questi pattern di eventi da cercare senza dover ricambiare l'implementazione, e quindi può essere un contributo che diciamo poniamo per la comunità in generale interessata alle problematiche di usabilità. Grazie.
Grazie. Vedi tu, uno crea una metafora e poi qualcun altro che ricerca crea un algoritmo. Tracce di sofferenza, mi fa molto piacere, tradotto in un algoritmo. Bene, e diamo la parola a Maria Francesca Costabile, professoressa di interazione uomo-macchina all'Università Aldo Moro di Bari. Buongiorno, grazie a Emilio Simonetti e agli organizzatori di questo evento oggi molto interessante, che dà la possibilità anche a noi che siamo membri del GLU di riportare alcune esperienze che abbiamo fatto in modo autonomo, ma la cosa interessante che vedremo che stiamo vedendo è che convergono verso certe soluzioni e quindi ci danno la possibilità di avere idee che possiamo poi implementare per migliorare l'attività e il lavoro del GLU e soprattutto il protocollo GLU a beneficio di coloro, dei destinatari di questo protocollo, di coloro cioè dei membri delle redazioni web che possono e devono, auspichiamo, migliorare il loro prodotto. Oggi anch'io quindi farò una proposta di estendere questo protocollo e sono stata molto contenta di vedere che questa estensione va in linea con una delle lezioni appunto di Maurizio Boscarol. Ad Emilia è piaciuta la 3, a me in particolare piace la 4, che ha detto precedere i test da analisi di esperti. Adesso vediamo com'è la mia proposta in questo senso, e anche Simone Mastrangelo ha ribadito lo user test è solo uno dei metodi, vediamo di farne qualche altro, e Fabio Paternò a sua volta ne ha presentato un altro, quindi abbiamo tanto materiale. Come arrivo alla proposta? Sulla base delle esperienze acquisite attraverso uno studio sperimentale in cui abbiamo fatto delle valutazioni di usabilità di siti di amministrazioni locali, più precisamente insieme con la collega Rosa Lazzilotti abbiamo progettato e effettuato un studio, la valutazione di 30 siti di comuni pugliesi di varie dimensioni, e la nostra nella valutazione abbiamo utilizzato il protocollo di valutazione GLU 2.1, volevamo appunto vedere noi direttamente come si comportava questo protocollo. Lo ricordo, ma diciamo dovrebbe essere noto, e diciamo consiste nel fare essenzialmente un test con gli utenti con il metodo Thinking Aloud, e poi noi abbiamo anche somministrato i questionari SUS ed NPS. In tutto sono stati 313 cittadini, con una media di circa 10 cittadini per comune. Ogni cittadino ha eseguito 8 task. Da notare che l'obiettivo di questo studio non era solo di identificare quelli che sono i problemi, ricorrenti di questi siti, ma anche volevamo avere un feedback sulla facilità di apprendimento, facilità d'uso e soddisfazione nell'uso del protocollo EGLU 2.1. Quindi, di proposito, abbiamo utilizzato dei valutatori novizi. I valutatori sono stati studenti dei corsi di interazione uomo-macchina che insegniamo sia io che Rosa all'Università di Bari. Quindi gli studenti non hanno nemmeno avuto il corso dettagliato che normalmente viene proposto, ma avevano avuto però delle lezioni nel corso di interazione uomo-macchina. Avevamo parlato di metodi di valutazione di usabilità, in particolare poi dello user test col protocollo Thinking Aloud, dopodiché gli abbiamo dato il materiale preparato dal GLU. Io ho poco tempo, quindi non parlerò in dettaglio dello studio e dei suoi risultati. Questi sono descritti nel documento che abbiamo fornito ad Emilio Simonetti, quindi quello che giusto così faccio vedere un po' che i problemi per
i vari 30 siti che sono stati valutati dei comuni menzionati, ci sono stati rilevati, diciamo, dei problemi, una media di 14 problemi per ogni comune. In rosso sono i problemi più gravi, di gravità 3 e 4 su una scala da 1 a 4. La cosa che voglio sottolineare è che diciamo, in queste valutazioni abbiamo trovato dei problemi che sono ricorrenti, simili nel senso che sono ricorrenti nei vari siti. E questa è la considerazione importante, appunto, che mi serve per quello che dirò dopo. Non ho il tempo per andare a commentare quali sono questi quei problemi, quando vediamo alcuni, queste slide saranno poi, rimarranno disponibili. L'altra cosa che diciamo, voglio evidenziare è che il protocollo IGLU è risultato significativo per migliorare l'usabilità del sito. I nostri valutatori l'hanno trovato facile da apprendere, la descrizione fornita la trovano chiara, facile da seguire perché fornisce una guida dettagliata di tutte le fasi della valutazione. Sono stati soddisfatti nell'uso perché diciamo, sentono di avere il controllo del processo di valutazione e quindi sono fiduciosi nei risultati ottenuti. Un aspetto però critico del protocollo di tutti questo test è che il numero dei task da eseguire è necessariamente limitato. Lì ho scritto 8-12, ma in realtà se andiamo a vedere il protocollo parla di 4, massimo 8 task, noi ne abbiamo eseguito 8. E allora, però, questi task non sono tanti. Se il sito, come avviene, è abbastanza complesso, e con questi pochi task riusciamo ad avere solo una valutazione di certi aspetti, mentre vorremmo una valutazione più complessiva. E per fare questo ci vogliono più test, ma più test, per quanto facilitato sia il test, sono, impiegano risorse, bisogna trovare gli utenti, è un po' eccessivo. Qui posso sorvolare, sono in task, eseguiti gli 8 task durante lo studio, posso sorvolare. Invece vengo così alla mia proposta: l'IGLU, il test con utenti, deve essere complementato con un qualche altro metodo di valutazione di usabilità che sia cost effective, cioè che sia in realtà facile da apprendere, facile da far usare da quelli che sono i valutatori poco esperti cui noi ci rivolgiamo. Appunto Maurizio Boscarol parlava di analisi di esperti, coloro, gli esperti di usabilità sanno che le ispezioni di usabilità sono uno di questi metodi, e tra questi metodi la valutazione euristica del caro Buonissen di vari anni fa è uno dei metodi più utilizzati. La valutazione euristica, come brevemente ho riportato, consiste nel è una, innanzitutto è un metodo che non coinvolge gli utenti, quindi lo fa il valutatore che esamina le singole schermate sulla base di principi e linee guida, appunto le euristiche, eseguendo alcuni task significativi, cioè in qualche modo si cala nei panni dell'utente e va a vedere quali sono questi problemi. Non mi dilungo oltre, voglio dire che sicuramente la valutazione euristica è un metodo efficiente con un altro rapporto benefici-costi, però ha degli svantaggi, soprattutto, che sono ancora più evidenti, per valutatori poco esperti, perché le euristiche in generale sono troppo generali, non danno una guida specifica a persone che invece esperti di usabilità non sono. Quindi con Rosa Lanzilotti abbiamo fatto fasi studi su questo e su come ovviare a questi inconvenienti
utenti e diciamo, quello che abbiamo proposto è un nuovo tipo di ispezione che abbiamo chiamato pattern based. Non l'abbiamo fatto di recente, questo è un lavoro che abbiamo fatto qualche anno fa, che ritengo che sia particolarmente appropriato oggi in questo contesto di valutazione di siti dei comuni, per esempio, perché questa ispezione si chiama pattern based perché fa uso di pattern di valutazione, evaluation pattern, quelle P sta per evaluation pattern, che sono capaci, servono a guidare l'ispettore durante la sua valutazione. Come lo guidano? Lo guidano diciamo dandogli, descrivendo in qualche modo quelli che sono gli elementi da considerare nella valutazione, come valutarli, che cosa devono verificare, come devono verificarlo. E peraltro quel riferimento che io riporto lì è uno studio comparativo che noi abbiamo fatto, che è pubblicato su quel journal, che confronta proprio questa ispezione pattern based rispetto ad altri due metodi di valutazione, e appunto il risultato che viene fuori è che la valutazione pattern based risulta un metodo efficace ed efficiente soprattutto per valutatori novizi, quali sono quelli cui diciamo i destinatari del protocollo IGLU. Un esempio di un pattern di valutazione, come vedete, è definito secondo un certo template, ha un codice, un titolo, cioè viene specificato il fuoco dell'azione, l'intento di questo pattern di valutazione, la descrizione delle attività, che cosa si deve fare, e poi anche indicazione su cosa riportare, l'output, cosa riportare nel rapporto di valutazione. L'esempio che io riporto qui è relativamente ad uno dei problemi ricorrenti che avevamo visto nella slide precedente. Il titolo appunto è coerenza nell'uso delle immagini come link, quindi l'attenzione, il fuoco dell'azione sono le immagini che sono in una pagina web. E qual è l'intento? Vogliamo verificare se in una stessa pagina c'è un uso coerente di immagini come link ad ulteriori informazioni. Per esempio, spesso ci sono delle foto di persone riguardo vicino al nome. Se una foto di una persona rappresenta un link ad un'altra pagina in cui ci sono i dettagli della persona, per coerenza altre foto dovrebbero farlo. Sembra tutto banale, non è assolutamente così, sperimentatelo voi. E allora, la descrizione delle attività, noi vogliamo fornire al nostro valutatore poco esperto che cosa fare, quindi deve considerare le immagini presenti in una pagina web, se un'immagine rappresenta un link ad una certa tipologia di informazioni, andiamo a verificare che tutte le altre immagini, quindi ci clicchiamo sopra, in modo analogo siano a loro volta dei link che portano alla stessa tipologia di informazioni. E nel rapporto di valutazione riportiamo, indichiamo la pagina, diamo una descrizione di l'uso di questa immagine come link e indichiamo le immagini il cui uso non è coerente. Questa è la mia ultima slide, in cui sostanzialmente io propongo questo nuovo modello di valutazione. Un modello di valutazione che, in linea con quanto diceva prima, fa precedere lo user test di IGLU da una valutazione, da un'ispezione pattern based. È chiaro che per fare questa ispezione dobbiamo fornire al valutatore i pattern, gli evaluation pattern, e questo potrebbe essere un lavoro, no? Di identificare sulla base dei problemi ricorrenti quali sono questi pattern. Quindi
il valutatore fa la valutazione e trova dei problemi. Su quei problemi che gli sembrano più critici, su quali vuole una sorta di verifica da parte degli utenti, allora fa il test con utenti. E quindi a questo punto avrà una valutazione, diciamo, più dettagliata su quell'aspetto, ma complessivamente il report che produce è un report più ampio su vari aspetti del sito, quindi diciamo si dà un feedback ai progettisti in maniera diciamo un rapporto che copre vari aspetti del sito valutato. E per rimanere nei tempi, io mi fermerei qui e speriamo che di riunirci poi successivamente e di eventualmente procedere su questo lavoro. Grazie. Molto interessante. Il protocollo sembra evolvere, crescere anche nelle proposte di utilizzo combinato. E al volo, i conduttori dei test che usano il protocollo spesso sono diventati esperti. Non è che anche loro i pattern di valutazione potrebbero usarli? Perché non pensare a una valutazione esperta condotta dai conduttori dei test che usano il protocollo, laddove ovviamente diciamo siano in grado di farlo? È interessante anche questo sbocco. Grazie. Ma ne parleremo naturalmente, questo è uno stimolo a un ulteriore dialogo e confronto e approfondimento. E diamo la parola a Domenico Polimeno, experience designer di 50bit. Prego. Ok, salve, sono Domenico Polimeno, sono un experience designer, il mio linguaggio assomiglierà molto più a quello di Simon Mastrangelo. Io mi trovo in questa posizione per cui per gli accademici sono troppo della comunità di pratica e per quelli della comunità di pratica sono troppo accademico. E oggi vi porterò un caso di studio. Come? Ok. Allora, vorrei partire un attimo dallo stato dello user-centered design all'interno della pubblica amministrazione. Qualcuno incomincia a dire stiamo vincendo, abbiamo vinto, ma non è vero secondo me. Però un cambiamento effettivamente c'è stato. Il primo cambiamento è che finalmente incominciamo a vedere dei casi di studio, c'è molta più letteratura. Dire che si fa user-centered design, adesso ci sono le prove, funziona, e incominciano a esserci dei famosi indicatori, alcuni dei quali cari molto anche al professor Di Nocera, come il return of investment della user experience, anche nel caso della pubblica amministrazione. E il secondo è che, visto che funziona, molte pubbliche amministrazioni incominciano a incentivare, ma pubbliche amministrazioni in maniera trasversale. Ad oggi ci sono delle attività stupende in Messico, l'ultimo è il sultanato di Burma, che ha fatto questo bellissimo libro sul design thinking per la pubblica amministrazione. Quindi si sta incominciando a vedere quella rivoluzione culturale che ai primi tempi del Blu noi auspicavamo e che sta incominciando a succedere anche lentamente anche in Italia, più a livello locale che diciamo a livello più centrale. Allora, okay. Questo che vi mostro non si legge tantissimo, sono... Possiamo abbassare le luci? Sì, va bene. Potete anche non crederci, ma questo è il processo che nella mia azienda utilizziamo solo per progettare. Non è scritto una riga di codice molto spesso. Questo è tutto quello che facciamo ancora prima di capire quello che cosa facciamo. Oggi io parlerò solo del primo cerchio in alto a sinistra, della fase di empatizzazione. L'empatia nel mio lavoro è quello che utilizzo per lavorare ed è un tema molto caro nell'azienda dove lavoro. Sostanzialmente molto spesso ci siamo accorti che sì, si parla un sacco del processo di user-centered design, ma il processo di user-centered design è un processo che ha il focus tutto sulla fine, quando già si è arrivata all'interfaccia. Testare più volte l'interfaccia, i processi iterativi, sono molto costosi.
Spesso noi ci ritroviamo in situazioni che non è solo per la pubblica amministrazione, gli stessi problemi ci sono nel privato, nelle grandi aziende. La gente progetta, dice io voglio questo, quando magari non è quello che gli serve, non è come gli serve, non è quello che gli serve agli utenti finali. Il caso di studio, e sono molto contento perché c'è Sandro che è stato il nostro partner in questo lavoro, era una gestione dell'ottico documentale. Questa parte del processo, l'empatizzazione, secondo noi è una cosa fondamentale in tutti i processi di digital transformation. Adesso, come da anni, si sta facendo la corsa alla digital transformation, puntando sempre di più su tutti quanti, su processi ingegneristici più efficienti, su tutto quanto quello che riguarda lato tecnico, dimenticando che i processi di digital transformation coinvolgono delle persone. E queste persone spesso si trovano a subire dei processi di cambiamento nel loro lavoro, che va dall'impiegato bancario all'impiegato della pubblica amministrazione, senza mai essere coinvolto, dicendo ma io come posso, che impatto ho nel tuo lavoro? Nel nostro caso abbiamo lavorato con Infocamere su JEDOC, che è un software che si occupa della gestione dell'ottico documentale, che è praticamente il software che per le camere di commercio andrà a rispondere a tutti i requisiti del CAD, del codice delle amministrazioni digitali, per il tracciamento dei documenti, la gestione dei documenti, la firma dei documenti. Sostanzialmente noi ci siamo presentati e c'erano, diciamo, questo è il tipico brief a livello commerciale, cioè era stato fatto un questionario, c'erano dei problemi percepiti di usabilità, qualche problema di difficoltà di adozione, c'erano un sacco di richieste di supporto. Ok, il primo passo che abbiamo fatto noi è una cosa, è un metodo che viene molto utilizzato nell'antropologia del design, ma anche alla base del design thinking, di tutte quelle metodologie nuove che si basano molto sulla progettazione di co-design con coinvolgimento degli utenti, che è un discovery workshop. Sostanzialmente un discovery workshop è un'attività che viene fatta con un team di progetto che può coinvolgere o non coinvolgere gli utenti finali, che serve per esplicitare le assunzioni e la conoscenza nascosta all'interno del team di progetto. Chi non lavora nella pubblica amministrazione sostanzialmente è un alieno nei confronti dei processi della pubblica amministrazione, e noi abbiamo all'inizio una cosa che a livello progettuale chiamiamo debito di conoscenza. Non sappiamo quali sono i flussi di lavoro, se ci sono leggi, se ci sono norme, regole interne che regolano quello che fanno le persone, senza ancora arrivare all'interfaccia, perché qua stiamo parlando di processi che ad oggi vengono fatti da persone, magari con oggetti fisici, che devono diventare digitali. Il Discovery Workshop ci serve come base per capire quali sono le assunzioni di chi fa questo software, di chi andrà a creare questo software, nel caso specifico di JEDOC, quali sono le aspettative, chi si aspettano che lo utilizzi, perché molto spesso ci accorgiamo che i feedback, anche se ci sono dei feedback idealizzati su che cosa la gente vuole e non su che cosa gli serve, perché anche fare un'intervista, anche il dato qualitativo non dovrebbe sempre essere analizzato, perché i desiderata non sono quello che serve all'utente, sono quello che l'utente desidera. Infatti il secondo metodo che abbiamo utilizzato, ancor prima di mettere una sola riga, di disegnare su un foglio di carta qualunque cosa, è l'intervista narrativa in profondità. Nel caso parlo solo dell'intervista narrativa. Sostanzialmente è un tipo di intervista che abbiamo strutturato partendo dai dati, dal brief preso dai Discovery Workshop. Stiamo sempre parlando di dati altamente qualitativi, da cui escono uno strumento che si chiama Proto Personas, che sono dei profili molto tracciati, proprio generali, di chi potrebbe andare a utilizzare l'utente, su cui abbiamo fatto il recruitment per l'intervista. Perché abbiamo utilizzato l'intervista narrativa? Perché sostanzialmente uno dei più grossi problemi quando si costruisce un questionario, si fa un'intervista, è il fatto che le persone, specialmente nell'ambito della pubblica amministrazione, specialmente come in questo caso in cui c'era un software della PA fatta per i dipendenti della PA, durante le interviste si tende a accontentare l'intervistatore, un effetto a cui Emilio è molto caro, che è l'effetto Hawthorne, sapendo di essere osservati, certe volte non ci hanno fatto fare neanche le interviste i sindacati perché andavano contro le regole sindacali. E quindi si fa questo tipo di intervista che, più che prediligere degli schemi più quantitativi, si fa parlare l'utente, si fa raccontare delle storie sull'utilizzo dell'utente, e poi si rientra con dei software di analisi
dell'intervista che cercano di etichettare il discorso, di farlo rientrare in delle griglie che poi ci danno la struttura del dato qualitativo. Cosa abbiamo scoperto noi? Abbiamo scoperto che le interfacce erano molto verbose. Da una parte ci stanno le regole, le normative, da una parte c'erano tante cose che magari le persone non utilizzavano, dall'altro, che è la cosa che non avremmo mai potuto scoprire con un test di usabilità, che in realtà questa interfaccia subiva tutto quello che era la presenza di flussi offline che cozzavano con le assunzioni di progettazione. Sia come organizzato il lavoro, chi fa cosa, caso classico la firma digitale che però ce l'aveva il capo ufficio perché il dirigente non c'ha tempo per fare la firma digitale. Va bene, non va bene, regole, non regole, va bene, ma è quello che succede veramente, chi progetta deve saperlo. E l'altro era il basso engagement, gli altri due sono il basso engagement degli utenti che sentono di subire un cambiamento. Il co-design, i processi di far partecipare chi andrà a utilizzare il software nei processi di cosa serve, soprattutto per far capire che io sto facendo qualche cosa per te, non che arrivano degli aggiornamenti dall'interfaccia, queste persone che molto spesso i dipendenti sono terrorizzati che ci mettono un mese per imparare come funziona l'interfaccia, che è una bestialità dal punto di vista di usabilità, e poi questa interfaccia cambia, non si sa perché, per come, per quando, un colore, un bottone, un'etichetta, e loro sono proprio nel panico totale. Questa è un'esperienza che vivo pure molto con mia mamma, che è una dipendente nel pubblico, che utilizza le interfacce e dice che quando cambia qualche cosa io ci devo mettere un altro mese a capire come funziona. La quarta è un concetto che io ho ereditato da un costrutto che per la prima volta ho letto sul libro del professor Dino Cera, che è gap empatico, che è il debito empatico. Nella progettazione tecnica c'è questa cosa chiamata debito tecnico, cioè scriviamo codice, sempre più codice, non abbiamo mai tempo per capire se è buon codice, non si fanno test abbastanza sul codice, man mano si accumula un debito tecnico, cioè io metto sempre pezze invece di strutturare un processo che possa crescere armonicamente, alla fine mi ritrovo in qualche cosa che devo buttare. Nei processi di progettazione noi abbiamo rilevato una cosa che si chiama debito empatico, che funziona così: non abbiamo tempo per chiedere agli utenti, non esiste, si accumula debito empatico, è un parametro, noi stiamo cercando anche di capire come misurarlo, però ci sono dei parametri per cui a un certo punto si è costruito un software per cui c'è bisogno di un manuale di 400 pagine per usarlo, di corsi di 40 ore per imparare una cosa che di gente che faceva una settimana prima faceva quel lavoro da 20 anni e deve imparare a fare il suo lavoro. Questo per noi è una manifestazione di debito empatico. Vado rapidamente alle conclusioni. Il processo Human Centered Design, per cui noi siamo l'interfaccia, è il culmine di una storia d'amore, se vogliamo usare una metafora, cioè la fine di una storia che comincia molto prima a livello di processo. Molto spesso si tende a considerare questo tipo di ricerca come dei costi, quando in realtà questo tipo di ricerca è uno dei modi più efficienti per ridurre i costi. Se io invece di dire voglio progettare questo, voglio capire cosa progettare, so che non mi serve un software mega gigantesco che fa 3.000 cose, magari mi serve un software che faccia 3 cose, abbatto la spesa in maniera verticale. Quindi c'è bisogna incominciare questa piccola rivoluzione che abbiamo già incominciato, diciamo, dalla parte più evidente. È facile, un po' più facile parlare di usabilità, di dati quantitativi, ma è una cosa che è incominciata un po' più una cosa che incomincia un po' in maniera precedente, e capire serve questa cosa, a chi serve, come serve, i bisogni degli utenti escono soprattutto in una fase qualitativa esplorativa. La ricerca qualitativa, che viene utilizzata molto all'estero dalle pubbliche amministrazioni estere, serve soprattutto per capire cosa fare in fase esplorativa e dov'è la vera innovazione, perché la vera innovazione non è sempre un'interfaccia digitale, le interfacce sono fatte anche di carta. Il governo americano ha fatto un paper bellissimo dove loro erano partiti con un'interfaccia, sono finiti con il redesign di un modulo di una pagina, un modulo che era 16 pagine, un modulo cartaceo che ha avuto un successo clamoroso che si poteva fare nelle poste. E l'altra è che i metodi qualitativi servono. Molto spesso si parla dei cittadini, non si fa altro che fare cose verso i cittadini, tutto per i cittadini,
Però un attimo, perché i servizi ai cittadini li danno chi ci lavora nel pubblico e i metodi qualitativi dovrebbero servire soprattutto a coinvolgere queste persone nel pubblico, perché molto spesso ci sono ingegneri informatici che vanno a riprogettare flussi a persone che quei flussi operativamente li svolgono da 20 anni, che conoscono meglio di loro la normativa, che sanno come far funzionare meglio, a chi andare a chiedere le cose per far funzionare. Quindi fare molta più ricerca qualitativa coinvolgendo, io in questo caso ho scritto sia gli attori del servizio pubblico che i cittadini, perché i cittadini ci devono essere comunque in questa equazione, ma non dimenticare mai che in qualunque processo di digital transformation per la pubblica amministrazione non si può pretendere di dare un buon servizio al cittadino se poi magari nel back-end, nel back-office c'è una di quelle interfacce draconiane, tanto ormai si è fatto il vestitino bello per i cittadini che vedono che c'è il vestitino bello, perché altrimenti noi non stiamo fornendo un buon servizio, stiamo vendendo una cosa che è solo cosmetica, di apparenza che è buona, perché la sofferenza di chi va a lavorare con l'interfaccia, la sofferenza di chi fa il dipendente pubblico, lo fa allontanare dal lavoro che fa, e anche più motivati poi perdono la motivazione, e questa dal nostro punto di vista, proprio essendo agnostici, dicendo che per noi un dipendente è un dipendente, che sia nel pubblico o nel privato, è una cosa molto importante. Vi ringrazio. Sì, il debito empatico me lo rivenderò sicuramente, molto interessante. E, sì, tra l'altro è quello che ho con Zancanaro, perché anche lui mostrerà delle slide invisibili, come me. Zancanaro è capo della... Ti devo presentare dell'unità di ricerca I3, dovessi dire così, della Fondazione Bruno Kessler. Prego. Allora, grazie, in realtà grazie anche di non avermi fatto usare le slide, perché nel nostro ambiente sono spesso sopravvalutate, quindi ogni tanto imparare anche a parlare senza slide, anche se però in realtà degli appunti ce li ho. Allora, in questo talk finale... ok, allora in questo talk finale al minuto della mattina sono consapevole di essere l'unica cosa tra voi e il pranzo, quindi cercherò di lanciare un pochino in avanti. Il titolo è Oltre l'usabilità, ma non perché non creda nell'usabilità, anzi ritengo che sia il primo gradino senza il quale non si sale la scala. E secondo me di GLU a me piace in modo particolare, e lo posso dire senza conflitto di interesse, visto che non ci ho lavorato, quindi mi piace particolarmente perché affronta due difficoltà che sono state riconosciute. C'è un articolo ancora credo di 15 anni fa di Tiziana Catarci dell'Università della Sapienza, e che era andata ad investigare proprio sulla pubblica amministrazione italiana su come mai l'usabilità non venisse utilizzata. E aveva dato varie difficoltà, ma le due principali erano le difficoltà metodologiche e gli aspetti contrattuali. Ed entrambi sono alla fine, credo non per caso, ma proprio per evoluzione, finiti nel GLU. E quindi per me l'usabilità è un aspetto fondamentale, e anche se, come era stato un po', era stato, ne avevo accennato prima Simone Bosci, che è un concetto molto criticato, è criticato come costrutto, perché è un costrutto ombrello dal punto di vista filosofico, da Noam Trotsky, e un'altra critica viene da altri due padri, diciamo, dell'user experience, Saul Greenberg e Bill Buxton, e che lo criticano invece perché è dannoso per l'innovazione e focalizzarsi troppo. E il mio tentativo di lanciare oltre in questo momento parte più dalle critiche di Greenberg e Buxton più che quelle di Trotsky, perché mi piace ricordare che anche se spesso bisogna partire da questo gradino, e tante volte è difficile, come diceva anche adesso Domenico, far capire che certe cose non sono una perdita di tempo, ma invece sono fondamentali. Con questa audience credo che questo primo gradino a questo punto si sia superato, per cui bisogna vedere la scala, e credo che sia importante ricordarsi e sottolineare, ricordarselo, che l'usabilità è un mezzo, non è un fine,
Il fine è l'uso innovativo ed inclusivo delle tecnologie digitali della pubblica amministrazione. Ho messo prima innovativo e poi inclusivo. E non vorrei far partire una polemica, anzi credo che l'inclusività sia fondamentale, sia un dovere morale prima che legale per le pubbliche amministrazioni, ma non dobbiamo dimenticarci neanche l'aspetto innovativo, perché le tecnologie digitali permettono non di fare cose più facilmente, ma di fare cose diverse, e vorrei arrivare a questo prima della fine del mio talk. Quindi volevo proporre tre temi, senza pretese di completezza, ma tre temi che io vedo importanti come secondo, terzo e quarto scalino, dopo quello preso per assestato, che il primo è stato fatto o si sta facendo. Il primo tema è che spesso diciamo l'inciampo dopo il primo gradino dell'usabilità, quando ci si focalizza nell'usabilità come fine, non come mezzo, è quello che a me piace chiamare, riferendomi a questo paradosso del panino statistico. Se ci sono due panini e siamo in due, abbiamo un panino medio, ma se l'altro mangia tutti e due i panini, io devo cibarmi col panino statistico, che ha poche calorie. E il problema dell'usabilità è che si riferisce spesso agli utenti medi, e quindi porta, nel migliore delle ipotesi, ovviamente nel migliore dei mondi possibili, che è già aver risolto una parte del problema, ad un'eccessiva semplificazione. Quindi l'utente più bravo, più avanti, più competente, si ritrova ad avere un'interfaccia troppo semplice, oppure dobbiamo andare sull'interfaccia media e quindi perdere il 20% dei nostri utenti, come la legge di Pareto. Entrambe le scelte sono subottimali. Ci sono dei metodi per risolvere questa cosa. Un metodo si chiamano sistemi adattivi, qualcuno ne aveva accennato stamattina. E non sono scevre da problemi, anzi portano problemi di usabilità, quindi progettare un sistema adattivo è molto più complicato. E appunto non vuol dire non pensare all'usabilità, vuol dire pensarci in modo diverso, con strumenti diversi. Vuol dire anche capire bene qual è il mio utente, qual è il mio problema, appunto riprendendo quello che diceva prima Domenico. Per la pubblica amministrazione ci sono dei problemi particolari poi da applicare i meccanismi di adattamento, perché ci sono anche vincoli legali a comunicare certe informazioni. Non posso nascondere le informazioni all'utente come nell'enciclopedia Treccani perché sono troppo avanzate, quindi do una parte minore. Certe cose devo comunicarle. A me piace molto una frase che ha detto Rumsfeld, non mi piace molto Rumsfeld come persona, ma mi piaceva una frase che aveva usato dei non-unknowns e degli unknowns-unknowns. Cioè ci sono delle cose che sappiamo di non sapere e ci sono delle cose che non sappiamo di non sapere. Già il passaggio dal secondo al primo, cioè non so che non so qualcosa, a so che non lo so, è un passaggio importante, quindi invece di semplificare il linguaggio della pubblica amministrazione, si può arricchirlo e quindi puntare a delle cose che mi permettono di sapere che certe cose non le so e quindi stimolarmi ad andare a prendere. Questo può essere fatto tramite meccanismi di adattività, e senza appunto, ripeto, togliere la necessità di usabilità, che invece diventa ancora più importante, proprio perché i sistemi che cambiano, che si adattano. Quindi ad esempio io e mia nonna vediamo due sistemi diversi, quindi io non posso neanche aiutare mia nonna, perché ne vedo un altro, quindi questo porta a ulteriori problemi. Il secondo il secondo gradino, il terzo, insomma dopo il primo dell'usabilità, è quello di non confondere l'usabilità con l'utilità. Sono due concetti estremamente diversi, anche se poi i termini rischiano di essere, di confonderci. Possiamo pensare, ci sono dei sistemi che sono perfettamente usabili, ma non sono utili. E per cui bisogna rovesciare questa prospettiva. L'usabilità è un concetto importante, necessario, doveroso, ma deve venire dopo l'utilità. E questo purtroppo non aiuta il trend che hanno preso le amministrazioni pubbliche a partire dagli anni 90, in Italia, ma anche e soprattutto nei paesi più efficienti, che si chiama New Public Management. È una teoria politica che spinge all'efficientamento aziendale, quindi l'idea di portare la pubblica amministrazione ad essere tanto efficiente quanto un'azienda. Al di là del fatto che questo sia possibile o sensato, ma è è anche, diciamo, da un certo punto di vista è doveroso l'essere efficiente e risparmio del denaro pubblico, ma questo ha portato, tra i vari effetti collaterali, oggi è una teoria molto discussa quella del New Public Management, e a portare a criteri poco comprensibili, quando funziona, dico, poco comprensibili a chi è esterno al sistema.
E quindi la cosa che è naturale, che è semplice, in realtà non lo è per chi non conosce, non ha capito i meccanismi interni, quindi quelli di efficientamento. E questo però lascia spazio all'interfaccia. E se si esce dall'idea di semplificare, si devono semplificare le cose complicate, non le cose complesse. Le cose complesse vanno gestite, non semplificate. E io non ho idea di come funzioni l'automobile sotto il cofano della mia automobile, però la so guidare grazie a poche metafore ben azzeccate, forse, però insomma, diciamo, la maggior parte di noi guida senza troppi problemi, quindi vuol dire che le metafore sono abbastanza azzeccate. E come si fa? Ovviamente l'amministrazione pubblica è un sistema molto più complicato del motore della mia automobile, e poterla gestire mi richiede delle metafore, quindi delle interfacce completamente diverse. E questo riprende alcune delle cose anche che diceva Domenico nel talk precedente. E un aspetto che può essere interessante da utilizzare insieme con l'usabilità è quello della coprogettazione, cioè progettare con invece di progettare per, quindi avere questo aspetto empatico, questo entrare. Ovviamente c'è un problema di rappresentatività quando facciamo co-design, non possiamo farlo con 6 utenti, dobbiamo farlo con di più. Ma anche qui c'è una risposta. Si chiamano Living Lab. I Living Lab sono delle strutture permanenti e sono molto simili a quelle di cui stamattina si parlava con l'Open Government, in cui si progetta insieme con strutture più lasche rispetto al mettersi insieme e fare un brainstorming. E questa è un'opportunità che va nella linea dell'open government e di quello che oggi, che è la teoria diciamo, dominante, almeno nei paesi anglosassoni, che è andare oltre il new public management, che si chiama collaborative public management. E quindi lancio l'idea dei Living Lab. Noi a Trento ne abbiamo lanciato uno e vedremo come va. No? Però diciamo, stiamo lavorando in quest'ottica, le vere strutture permanenti dove partecipano molti cittadini, non pochi eletti o pochi che si autoeleggono ad essere rappresentativi, ma in cui si cerca di estendere il più possibile. Il fatto che siano permanentemente coinvolti aiuta in tante di queste misure anche a ridurre i costi. Il terzo tema che volevo lanciare è quello, continuando sull'ottica di questo collaborative public management che va oltre il new public management, quindi semplice efficientamento, è quello di provare a pensare alle pubbliche amministrazioni come a delle organizzazioni che vanno al di là dell'offrire dei servizi ai cittadini, ma che permettono di gestire in modo efficiente ed efficace il valore pubblico. Questo, una delle prospettive su cui si può innestare questa cosa è quello di vedere le pubbliche amministrazioni come parte gestori di servizi e parte come mediatori di servizi. Ci sono vari esempi. Nella provincia autonoma di Trento, dove vivo, dove lavoro io, è stato fatto circa 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, una cosa piccola in mezzo alle tante altre cose che sono state fatte, ed è una cosa che si chiama Family Audit. È una certificazione che viene data dalla provincia alle aziende per fare, che hanno fatto dei passaggi interni per gestire la conciliazione famiglia-lavoro. Non c'entra nulla l'informatica, proprio sono processi organizzativi diversi. E questo è a costo praticamente zero per l'amministrazione pubblica, perché poi le risorse le mettono i privati a seconda del modo in cui nella loro organizzazione ha senso farlo, però è un processo guidato e mediato dall'amministrazione pubblica. E questo ha innescato, apparentemente sta innescando, un circolo virtuoso tra pubblico e privato, i cittadini, e che migliora questo aspetto appunto molto cruciale, molto attuale, che è il bilanciamento famiglia-lavoro. E non c'è molta tecnologia, non c'è tecnologia nel Family Audit, ma speriamo ci sia breve, perché la Fondazione Bruno Kessler, insieme all'Università di Venezia ed altri partner in Europa, e inizieremo da gennaio, ce l'hanno appena accettato, un nuovo progetto europeo del programma Horizon 2020, si chiama Family Shares, in cui proveremo ad innescare la tecnologia in un ambito di co-design in 6 città europee e per provare a coprogettare insieme ai cittadini degli strumenti che permettono di abilitare delle nuove pratiche, quindi utilizzare la tecnologia non per fornire un servizio ma per abilitare. Quindi concludo dicendo appunto questo aspetto, che l'usabilità è un primo
pass, credo che sia fondamentale ed è doveroso che ci sia, e mi piace personalmente che sia molto bello che ci sia questo igloo che finalmente ha rotto questo tabù, e proprio andando a innescarsi su quelle due aspetti cruciali, le nuove pratiche, le pratiche metodologiche e quelle contrattuali. Ma vorrei ribadire quello che secondo me sono i due messaggi che vorrei restassero di questo excursus, fosse un po' troppo veloce. Primo, che le tecnologie, in tutte le tecnologie, ma in particolare quelle digitali, non sono artefatti da semplificare, come spesso porta l'usabilità, ma strumenti che permettono di abilitare nuove pratiche. Abilitare nuove pratiche vuol dire che abbiamo due prospettive, due punti di vista che sono complementari. Uno è che la tecnologia abilita nuovi modelli, come può essere fatto appunto nella conciliazione famiglia-lavoro. E il secondo è che nuovi modelli possono diventare possibili se si innestano la tecnologia in un certo modo. Da questo punto di vista l'ottica quindi deve essere non solo il risparmio, che è importante, l'efficienza, ma anche di sperimentare nuovi approcci, sia tecnologici che organizzativi. In questo modo, solo in questo modo si può sfruttare le potenzialità che offrono le tecnologie digitali per realizzare una società che sia sicuramente più efficiente, abbiamo bisogno oggi di più efficienza, ma anche e soprattutto non dobbiamo dimenticarci che l'obiettivo è una società più giusta, non solo più efficiente. Grazie. Vi faccio notare che il meglio deve ancora venire, ci vediamo alle 14.30 per la terza sessione. Grazie. Thank you.